Sì, ci siamo. Allora, oggi per me è una giornata particolarmente felice, perché stamattina abbiamo avuto Roland Seiko, che dopodomani ritira il Davide Donatello, e oggi io ho il piacere di presentarvi Karean Fiorini, dell'Archivio Nazionale del Cinema di Famiglia, e scusate, però per noi è un po' emozionante, dico per noi perché per me e per le ragazze di Archivio Oggetti Smarriti, perché la nostra storia inizia con lei, che nell'ottobre 2010 viene qui per organizzare il primo, in Puglia, il primo Home Movie Day. E quindi, insomma, oggi siamo ritornati sul posto del delitto. Credo che di passi avanti se ne siano fatti tanti, e oggi riprendiamo le fila di quel discorso con un gruppo, come vedi, molto più vasto e anche diffuso sul territorio regionale, perché sono, appunto, si sono contate, sono 14 persone, alcuni che si stanno costituendo in associazioni, insomma una realtà abbastanza variegata, però che è già in aumento, e penso che questo Digital Heritage, questo laboratorio dal basso, sarà un'occasione per costituire qualcosa che poi nel tempo possa essere anche gambe per la Mediateca per continuare questo lavoro. Quindi benvenuta. Grazie. E rimbocchiamoci le maniche, anche se non ce l'abbiamo. Grazie Angelo, insomma veramente ringrazio sia Angelo Amoroso d'Aragona che Annalisa Colucci, Floriana e Narda, che appunto mi hanno invitata in rappresentanza dell'Archivio Nazionale del Film di Famiglia. Cercherò di insomma compendiare in 3 ore un'attività ormai decennale, e vi pregherei anche di interrompermi se volete per fare delle domande, perché è difficile in 3 ore poi riuscire a sintetizzare il lavoro appunto di 10 anni. Comunque cercherò di essere, per quanto sintetica, esaustiva, e ovviamente mostrerò anche dei materiali per farvi capire meglio il tipo di attività che svolgiamo a Bologna. E mi è stato chiesto anche di presentare brevemente un po' la genesi di questo archivio. E, l'Archivio Nazionale del Film di Famiglia nasce a Bologna, prende forma, diciamo così, a Bologna tra il 2001 e il 2002. Un gruppo di professionisti dell'audiovisivo, di filmmaker, archivisti, cinefili, storici, hanno deciso appunto di costituire un'associazione culturale con l'obiettivo di creare un archivio dedicato esclusivamente alla salvaguardia del cinema familiare e amatoriale. All'epoca nessuno in Italia si era mai occupato appunto di riservare un'attenzione in nessun archivio audiovisivo, in nessuna cineteca. Molti di noi appunto provenivano da esperienze in ambito cinetecario, si era mai occupato appunto di rivolgere uno sguardo interessato verso questi film. E quindi nel momento in cui noi abbiamo deciso di dedicarci a questa attività, abbiamo ovviamente rivolto lo sguardo all'estero, dove alcune esperienze erano state attuate, per quanto non diciamo a livello nazionale. C'erano delle esperienze sia in Nord Europa che negli Stati Uniti che appunto avevano cercato in qualche modo di rivolgere uno sguardo e di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di preservare questi materiali. In particolare mi riferisco allo Small Film Museum di Amsterdam, di Hilversum, che è vicino a Amsterdam, che era l'unico in Europa, l'unica realtà in Europa che aveva cominciato a raccogliere alla metà degli anni Ottanta i film di famiglia degli olandesi, ed avevano lavorato a impostare una metodologia di lavoro su questi materiali che appunto non essendo stati mai considerati da nessuno dovevano pur trovare una loro collocazione, e era necessario appunto trovare un approccio per poter far riemergere dall'oblio questo materiale. Poi ovviamente i confronti sono stati diversi, anche negli Stati Uniti, dove poi a distanza di qualche anno siamo stati anche invitati dal Center for Movies di Baltimora, che ha organizzato presso la Library of Congress
un incontro proprio per confrontarsi sul lavoro di archiviazione e valorizzazione del film di famiglia. E appunto una delle esperienze che è stata portata all'attenzione è stata la nostra appunto in Italia. E quindi dicevo che noi fin dall'inizio ci siamo confrontati e abbiamo cercato appunto di trovare una modalità idonea per riuscire a valorizzare, ad archiviare, a restaurare, a digitalizzare questi filmati. E attualmente l'archivio, dopo oltre 10 anni di attività, conserva oltre 16.000 pellicole nei vari formati del cinema familiare, che sono il 9,5 Pathé Baby, il 16 mm, l'8 mm e il Super 8, che è probabilmente il formato più conosciuto perché è quello poi che è stato, diciamo, che ha reso un po' di massa la pratica del cinema amatoriale a partire dalla metà degli anni 60. Questi formati appunto si sono susseguiti nel corso del tempo a partire dai primi anni 20 del secolo scorso, e vorrei raccontare insomma una piccola cosa rispetto appunto, ovviamente non farò la storia del cinema amatoriale perché ci vorrebbe tutto il pomeriggio solo per questo, però tra i film che noi conserviamo in Pathé Baby, che sono stati girati all'inizio degli anni 20, diciamo che ufficialmente il cinema amatoriale nasce nel 1923, quando la casa di produzione Pathé francese comincia a distribuire, a immettere sul mercato la pellicola vergine Pathé Baby e le cineprese appunto adatte per caricare appunto questo tipo di pellicola. Però già nel 1900 e parallelamente, questo in Francia e in Europa, parallelamente negli Stati Uniti nel 1923 la Kodak introduce sul mercato il 16 mm. Però quello che volevo dire è appunto che la Pathé in Francia l'anno prima, nel 1922, decide di cominciare a distribuire i film del catalogo Pathé, perché la Pathé era una casa di produzione cinematografica, su formato ridotto per conquistare il mercato familiare. Infatti noi poi, tra l'altro, tra i fondi che abbiamo acquisito, e oltre ai film di famiglia, abbiamo dei cofanetti cinema che contengono appunto dei film di edizione della Pathé su formato 9,5, che possono considerarsi appunto gli antesignani dei cofanetti DVD. E negli anni 20, appunto nei primi anni 20, la Pathé conquista il mercato amatoriale con questo formato, che poi l'anno successivo, il 23, appunto è poi l'anno in cui viene immessa sul mercato invece la pellicola vergine, quindi i non professionisti, i cineamatori cominciano, persone che appunto non avevano molta dimestichezza con il cinema, pur avendo comunque una buona preparazione tecnica, perché mentre negli anni 60 con il Super 8 era molto più agevole riuscire ad utilizzare una cinepresa, negli anni 20 era necessaria comunque una certa competenza tecnica per poter utilizzare queste macchine. Quindi dicevo che ad oggi l'archivio custodisce oltre 16.000 bobine in questi quattro formati, che sono state girate a partire dagli anni 20 fino agli anni 80, quando la pellicola passa al testimone al video. Noi ci siamo fermati alla pellicola perché ci siamo specializzati nel recupero di questi formati in pellicola, e il lavoro che svolgiamo in archivio consta di diverse fasi. Cioè, per il lavoro di salvaguardia di questi film consiste in varie attività, e tra le quali appunto il restauro conservativo, tutti i film che noi acquisiamo, ecco, forse ho omesso di dire che tutti i film che noi raccogliamo vengono donati all'archivio, e noi ci impegniamo appunto a fare questo lavoro di salvaguardia, che consiste principalmente nelle fasi che adesso vi cercherò di illustrarvi brevemente. E nell'acquisizione di dati di primo livello, ossia nel momento in cui un fondo filmico, e quando parlo di fondo filmico intendo un corpus di film girato da un unico cineamatore o comunque da un'unica famiglia,
per avere comunque delle informazioni di contesto che poi ci permetteranno anche di lavorare meglio per la stesura di un inventario, ossia la trascrizione dei dati principali di queste bobine, che sono appunto i titoli, il formato, la lunghezza delle bobine e anche una sorta di prima identificazione di questi filmati. Successivamente, una volta che i film sono stati identificati, vengono restaurati. Appunto, nel gergo tecnico noi appunto usiamo questo termine restauro conservativo, che non significa altro che la pulizia di queste pellicole con dei prodotti specifici e il ripristino delle giunte, perché molto spesso questi filmati sono stati montati, assemblati e quindi o con il metodo a colla o con lo scotch, e quindi presentano comunque delle tracce di unto, di sporco, di colla di tracce di scotch. Quindi queste pellicole vengono pulite, vengono ripristinate le giunte qualora appunto sia necessario, vengono ripristinate le perforazioni, perché molto spesso dopo molte proiezioni questi filmati sono stati appunto rovinati nel passaggio nel proiettore. E dopo appunto questa fase, diciamo, di restauro conservativo, le pellicole vengono digitalizzate con il telecinema. E il telecinema è una macchina che permette appunto alla pellicola di essere trasferita in video digitale, e noi abbiamo un laboratorio interno di restauro conservativo e digitalizzazione che ci permette di trasferire in digitale tutti e quattro i formati del cinema amatoriale. Negli ultimi anni il formato Pathé Baby viene lavorato a Gorizia, perché nel 2006 abbiamo attivato una convenzione con l'Università di Udine all'interno del DAMS di Gorizia, dove è stato creato un gruppo di lavoro che nello specifico appunto si occupa di restaurare e digitalizzare pellicole di formato substandard, e nello specifico anche il Pathé Baby, che è un formato molto raro e che è anche molto difficile da trattare. E, oltre ai filmati, noi acquisiamo anche le attrezzature tecniche con le quali questi film sono stati realizzati, montati, visionati e appunto giuntati, ed è disponibile un catalogo sul nostro sito www.omovies.it, dove è possibile appunto consultare le attrezzature, alcune delle attrezzature che noi conserviamo e che in futuro saranno. L'idea iniziale era quella di creare anche un piccolo museo della tecnologia amatoriale. Non è stato possibile, però alcune delle attrezzature sono comunque esposte nel nostro archivio. I film, mi sono dimenticata di dire, che sono conservati in uno spazio climatizzato. Nella nostra sede c'è un archivio climatizzato, dove appunto c'è un sistema che mantiene la temperatura costante e l'umidità costante, per evitare appunto che questi film perdano, diciamo, la loro consistenza nel tempo. Gli obiettivi principali appunto della nostra attività sono sempre stati fin dal principio quelli di affermare l'importanza e la necessità di considerare i film di famiglia come documenti per lo studio della storia della società italiana, attraverso diverse iniziative di promozione, valorizzazione e diffusione. Quindi organizziamo anche dei seminari, dei laboratori, e collaboriamo a progetti di ricerca universitaria, organizziamo delle proiezioni e interveniamo anche in convegni e in alcuni festival, e siamo stati, diciamo, i primi promotori dell'Home Movie Day in Italia, che è una festa in cui si celebra il film di famiglia in tutto il mondo. E uno appunto degli Home Movie Day, la caratteristica del nostro Home Movie Day è sempre stata quella di essere itinerante, perché inizialmente la data stabilita era il secondo sabato di agosto, e a Bologna il secondo sabato di agosto non c'è praticamente nessuno.
nessuno, quindi diciamo, è nata l'esigenza di organizzarlo ogni anno in un luogo diverso, e nel 2010 è stato organizzato proprio qui a Bari, in questa sede, e questo lo Movie Day a Bari ha poi dato inizio a un progetto di raccolta territoriale a Bari, che ha portato appunto alla raccolta di diversi film, di un migliaio di film girati da cinematori di Bari. Altra manifestazione, altra diciamo, sì, iniziativa in cui cerchiamo di valorizzare l'importanza del recupero del film di famiglia è il World Day for Audiovisual Heritage, che si festeggia il 27 ottobre, e a ridosso di quella data noi organizziamo anche un piccolo festival a Bologna che si chiama Archivio Aperto, in cui appunto in diverse giornate cerchiamo di promuovere la nostra attività attraverso appunto la presentazione dei vari progetti in cui siamo coinvolti nell'ambito appunto del film di famiglia. Le modalità in cui noi acquisiamo i film sono essenzialmente due: la modalità ordinaria, ossia le persone da tutta Italia ci chiamano, principalmente perché appunto non hanno più la possibilità di rivedere questi filmati, perché non hanno più le attrezzature, o se ancora le hanno non sono più funzionanti, e quindi si rivolgono a noi per la digitalizzazione sostanzialmente dei loro film, per rientrare in contatto con le loro memorie filmiche. E altra modalità invece è quella che parte diciamo da noi, ossia noi organizziamo progetti di raccolta territoriale in diverse regioni italiane. Adesso ad esempio stiamo lavorando in Sardegna in collaborazione con l'Università di Sassari e con l'ISRE, che è l'Istituto Regionale Etnografico che ha sede a Nuoro, e da circa 2 anni abbiamo avviato un progetto di raccolta a livello regionale, è il primo progetto a livello regionale, e adesso stiamo lavorando appunto al restauro e alla digitalizzazione, e di provincia in provincia stiamo restituendo questi materiali in DVD alle famiglie. Poi ovviamente in questi progetti l'obiettivo è anche quello di riuscire a raccogliere le testimonianze su questi film, perché un lavoro molto importante appunto dell'Archivio Nazionale dei Film di Famiglia non è solo quello di recuperare, di salvaguardare questi film facendoli riemergere dall'oblio dal punto di vista tecnico, quindi renderli di nuovo fruibili, ma anche raccogliere tutte le informazioni di contesto, la biografia dell'autore delle riprese, la biografia familiare, raccogliere le informazioni sui singoli film per capire dove sono stati girati, in che occasione, in che epoca. Ecco, questa era una slide che avrei dovuto mostrare prima. Questi sono una slide appunto che mostra i vari formati del cinema amatoriale, che vengono comunemente detti substandard, perché appunto sono lo standard è il 35 mm, poi vedete sulla destra il 16 mm, il 9,5 Pathé Baby, che ha la caratteristica perforazione centrale, e poi l'8 e il Super 8, che hanno la stessa dimensione in larghezza, l'unica differenza è la perforazione, che nel Super 8 occupa una superficie minore rispetto all'8 mm. E, tra i vari progetti, appunto, come dicevo, abbiamo organizzato diversi progetti di raccolta territoriale in diverse regioni italiane, a Pesaro, a Rimini, a Foligno, a Vicenza, a Reggio Emilia, a Milano abbiamo una sede distaccata, e a Bari e appunto, come dicevo poco fa, anche in Sardegna. E alcuni di questi progetti poi hanno portato anche alla realizzazione di cataloghi che sono fruibili online, di cui vi farò vedere alcuni esempi. Adesso vorrei mostrarvi un video di presentazione che dura 7 minuti su il recupero del fondo filmico Togni, della famiglia Circense Togni, che mostra a grandi linee anche come appunto lavoriamo
sui film. In questo caso siamo stati noi ad andare a Rio Saliceto, nel luogo dove vive la famiglia Toni, a recuperare i filmati che erano all'interno di un carrozzone. Ci sono le didascalie in inglese, posso comunque fare una traduzione mentre scorrono le immagini. Allora forse lo posso far vedere, ho anche il file nell'hard disk, forse è meglio piuttosto che appunto. Vediamo. A mancare l'anno scorso. Questo è il giorno in cui ci siamo presentati a Rio Saliceto in provincia di Reggio Emilia per recuperare i filmati che erano sotto un carrozzone dentro questa retina da pesca in condizioni di conservazione drammatiche. Sono 15 bobine in formato 8 mm, tre delle quali non siamo riusciti a recuperarle perché erano rovinatissime, probabilmente sono state in balia delle intemperie, hanno immerse, sì. Adesso ci sono delle fotografie perché è documentata anche tutto il lavoro di restauro conservativo che è stato appunto effettuato presso la Camera Ottica, che è il laboratorio di restauro dell'Università di Udine Dams di Gorizia di cui parlavo prima. E la collaborazione con loro è nata proprio nel momento appunto del ritrovamento di questi filmati. La bobina che avete visto all'inizio è una di quelle che è stato impossibile recuperare. Sì.
Questa era originariamente una pellicola in bianco e nero, però insomma, i danni del tempo hanno provocato la colorazione della pellicola. Questa era una pellicola molto rovinata, ma siamo riusciti in ogni caso a recuperarla ed è straordinario il fatto che appunto ogni tanto emergono appunto delle immagini in movimento nonostante appunto i danni provocati dalla pessima conservazione. Questo è un film girato nel 59 in cui Darick Stogni decide di ripercorrere il percorso di Annibale sulle Alpi, un'impresa che gli riuscì e che è stata documentata in 8 mm nel 59, appunto. Questa è una mostra che abbiamo allestito in Puglia nel 2007 al Festival Cinema del Reale a Galatone nel 2007, sì. Sono fotografie di fotogrammi stampate su pannelli. È una installazione performance che abbiamo organizzato durante la Spring School di Gradisca nel 2007. Questa installazione è stata riproposta, poi c'è stata chiesta per l'inaugurazione della Cineteca di Amsterdam l'anno scorso. È un'installazione, è un cubo sospeso in aria, dove su ogni parete vengono proiettati tutti i film del fondo Togni, senza nessun intervento di montaggio, è uno scorrere continuo delle 5 ore di film di famiglia di Darick Stogni. In questo filmato, appunto, abbiamo potuto vedere quali sono, alcune delle attività che si svolgono, nel nostro archivio, per quanto riguarda il recupero, tecnico, il restauro conservativo e poi il risultato della digitalizzazione e poi, alcuni aspetti invece più legati alla valorizzazione in ambito artistico. Vorrei farvi vedere ora una parte del lavoro che appunto non aveva molto senso far rientrare in questo video, che è il lavoro di catalogazione che precede poi la valorizzazione in ambito artistico o in ambito cinematografico di questi filmati. Prima parlavo dell'importanza appunto del lavoro di catalogazione che viene effettuato in stretta collaborazione ovviamente con le famiglie che donano i film e volevo mostrarvi a questo proposito un catalogo multimediale che è accessibile online ed è stato il primo esperimento che
che abbiamo fatto, proprio a partire sempre da questo fondo filmico della famiglia Cercense Togni, che è stato realizzato nell'ambito di un corso di formazione che organizzammo nel 2008, che era un percorso di formazione che si chiamava Memoria delle immagini, ha visto susseguirsi tre corsi di formazione nel corso di un anno e mezzo, e il primo di questi, Archivi Nascosti, ha visto appunto la partecipazione di 15 studenti da tutta Italia che hanno lavorato per 2 mesi a scandagliare diversi archivi, a raccogliere informazioni legate appunto alla famiglia Togni e a ricostruire la storia della famiglia Togni e del circo Togni, a partire ovviamente dal recupero e dal ritrovamento di questi filmati 8 mm. E l'indirizzo di questo catalogo è www.memoriadelleimmagini.it/archivio Questo catalogo, la struttura, l'architettura informativa di questo catalogo rispecchia il tipo di lavoro e la metodologia appunto che noi poi applichiamo a tutte le collezioni del nostro archivio. E vorrei dire due parole su questa metodologia, perché intreccia due modalità e due filosofie proprio di approccio al materiale audiovisivo, ossia l'approccio biblioteconomico e l'approccio invece archivistico. Generalmente, probabilmente molti di voi conoscono le regole di catalogazione FIAF, che sono quelle che vengono applicate, che è la Federazione Internazionale degli Archivi Film, che sono regole che provengono dal mondo biblioteconomico e che sono state sono il punto di riferimento per tutte le cineteche europee in particolare, che hanno però, come appunto è l'approccio biblioteconomico, uno sguardo al documento che non prende in considerazione il contesto nel quale questo documento è stato prodotto. Quindi noi quando abbiamo cominciato a lavorare sui film di famiglia, ci siamo resi conto che questo approccio era piuttosto limitato, e quindi abbiamo fatto riferimento anche agli standard invece internazionali archivistici, che sono gli ISAD-G e le ISAR CPF, proprio per permetterci appunto di tracciare un'architettura informativa che potesse restituire comunque la complessità informativa di questi film e di questi fondi filmici. E quindi il nostro catalogo, questo appunto si evince anche dal catalogo multimediale Togni, ma dopo vi farò vedere anche il nostro catalogo. E l'architettura informativa appunto parte dall'intreccio di questi due approcci, quindi è molto importante per noi rivolgere lo sguardo al film e cercare di descriverlo il più dettagliatamente possibile nel suo contenuto, ma è anche importante appunto pensare a questo filmato anche nel contesto in cui è stato realizzato. Quindi per questo poi dicevo che per noi le informazioni biografiche sono molto importanti per una lettura anche dei singoli film. E come potete vedere appunto nella home page di questo catalogo è ricostruito un po' la storia del ritrovamento di questi filmati e il tipo di lavoro che è stato fatto sui film. Poi c'è una sezione invece che è dedicata alla ricostruzione della storia familiare, che è suddivisa in due sottosezioni: una parte biografica sulla storia del circo e sui singoli componenti la famiglia di Darick Stogni. E per questo catalogo ovviamente è stato fatto un lavoro di ricerca su altri archivi, nel senso che appunto è stato consultato l'archivio fotografico della famiglia,
È stato consultato poi anche, come vedremo, l'archivio storico del Luce, perché ovviamente il Circo Togni è stato seguito anche insomma, dai cinegiornali del Luce. Ci sono moltissimi documenti conservati all'Istituto Luce e accessibili, che appunto documentano l'attività del Circo Togni, che sono nella sezione materiali extra, dove appunto è stata. Abbiamo pensato appunto di suddividere questa sezione tenendo presente anche la filmografia del Circo Togni, perché il Circo Togni ha partecipato ad alcune produzioni, è stata coinvolta in alcune produzioni cinematografiche, in alcuni peplum, alcuni film italiani degli anni 50, e sono elencati in questa pagina. Poi all'interno del fondo filmico c'era un carosello, il carosello della lavanda Linetti, che era stato girato all'interno del Circo Togni, e quindi probabilmente era stata data una copia alla famiglia e la conservava in 8 mm. Anche questo si può visionare. Ne vediamo un pezzettino. E la protagonista poi del carosello è una delle figlie di Darix Togni. L'audio non. Beh, in realtà c'è qualcosa che non va con il collegamento. Ah, no, ecco. Ho subito interrotto lo spettacolo per consentirvi le indagini. Bene. E questi chi sono? L'assistente dell'angelo volante e. Lui clown. Com'è andata? Una disgrazia. È quello che dico anch'io, anche se fra l'angelo volante e il domatore vi era una situazione un po'. Ma sei matto? È vero, l'altro giorno aveva aizzato contro Dharma, la pantera nera. Ma era uno scherzo. Un po' pericoloso come scherzo, non le pare, ispettore? Sì, ma l'angelo volante non è morto sbranato, quindi procediamo per gradi e andiamo a dare un'occhiata ai carrozzoni. Nel carrozzone dell'angelo volante ho trovato solo questo vecchio giornale. Di chi è questo carrozzone? Di Bongo, il clown. Bene, vorrei ricostruire l'incidente. Possiamo cominciare? Sì, prego. Sergente, consegni l'equilibratore a Frida. Prego. Poi avevamo recuperato anche un fumetto all'interno dei materiali conservati della famiglia, in cui si parla della morte di Darix Togni, avvenuta nella seconda metà degli anni 70, e poi una sezione fotografica che ripercorre un po' la storia del Circo Togni, e poi ovviamente il catalogo dei film, ed è possibile appunto accedere e visionare in streaming i filmati, sia integralmente che suddivisi per aree tematiche, perché ad esempio questa è una partita di calcio tra la famiglia Togni e la famiglia Orfei, che è all'interno di una delle bobine della famiglia Togni, e
Ovviamente c'è un abstract che appunto riassume il contenuto del filmato, ci sono i dati anagrafici della bobina e anche le fotografie delle bobine. E poi ci sono appunto i vari spezzoni, per esempio questa bobina è suddivisa in tre aree diciamo tematiche: un viaggio in Spagna, la partita di calcio Tony Orfei e il compleanno e i giochi dei bambini, e per ogni singola area tematica c'è la catalogazione analitica sequenza per sequenza, che è possibile ovviamente consultare con la descrizione dettagliata di ogni singola sequenza. E ovviamente c'è un motore di ricerca, questo catalogo è consultabile online. E, volevo invece parlarvi del lavoro di catalogazione che abbiamo... Certo. Mi piaceva molto quel frame della pellicola tutta magnificata. Sì. Nel sito c'è la possibilità di caricare? Non credo. Non come film, ma come immagine. Non mi ricordo, perché è stata utilizzata in diverse occasioni, quindi è anche possibile che ci sia. Però c'è la possibilità dal sito di accedere direttamente al catalogo Togni, quindi eventualmente si può insomma scaricare questa pagina, poi ritagliare sì. E ovviamente non c'è nessun tipo di intervento artistico, la pellicola è esattamente quella che... Quella è una cosa affascinante, sembra fatta apposta. Sì. E dunque... Ecco, prima ho parlato di progetti di raccolta territoriale che sono stati organizzati in diverse città e in diverse regioni italiane. Volevo mostrarvi il catalogo del progetto Film di Cassetto, che è un progetto di raccolta territoriale che abbiamo svolto a Rimini alcuni anni fa, che ha portato poi alla realizzazione di un catalogo che è consultabile online all'indirizzo della Biblioteca Gambalunga della Cineteca di Rimini. Qui non è solamente possibile consultare la descrizione dei filmati, mentre per visionare i filmati è necessario rivolgersi direttamente alla Cineteca di Rimini oppure al nostro archivio, ma non sono consultabili in streaming. Mentre passerei ora invece ad illustrarvi un progetto nel quale siamo stati coinvolti nel 2009. Siamo rientrati a Bologna, le due fondazioni bancarie bolognesi, la Carisbo e la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, hanno promosso un progetto di salvaguardia di alcuni archivi bolognesi a più alto rischio di deperimento. Siamo rientrati anche noi in questo progetto, e che ci ha visto lavorare negli ultimi 4 anni al recupero, al restauro, alla digitalizzazione e alla catalogazione di circa un migliaio di film girati da cineamatori legati al territorio bolognese o per nascita o per adozione, che hanno girato filmati ovviamente non solo a Bologna, anche se una parte dei filmati ovviamente è stata girata anche a Bologna. E quindi negli ultimi 4 anni siamo stati molto impegnati in questo lavoro di catalogazione su questi filmati, che ora sono accessibili da aprile del 2013 online. Dopo vi mostrerò il portale. Prima volevo farvi vedere la piattaforma sulla quale abbiamo lavorato, e credo che anche i materiali raccolti a Bari
siano catalogati attraverso questo strumento, questo software XDAMS. Poi credo che sia stato presentato alcuni giorni fa da Regesta, ieri, e, appunto, il progetto Una città per gli archivi ha visto tutti gli archivi coinvolti utilizzare questa piattaforma. Noi ovviamente abbiamo utilizzato il tracciato audiovisivo, che comunque abbiamo cercato di far adattare anche alle nostre esigenze, perché come vi dicevo prima, appunto, la nostra esigenza era quella di fare di intersecare appunto questi due approcci, quello biblioteconomico e quello archivistico. Possiamo vederne uno adesso, vediamo, possiamo, non so, magari un fondo particolarmente interessante, cioè sono tutti interessanti. Questo forse possiamo vedere questo. Volevo farvi vedere appunto l'architettura informativa. Del tracciato audiovisivo, come mai non va? Questo è un fondo filmico che è costituito da un unico film, che è piuttosto interessante. E, come vedete, c'è una scheda fondo in cui ci sono le informazioni che identificano il fondo. Apro tutte le aree di descrizione, in cui appunto è possibile ripercorrere un po' la storia di questo fondo all'interno dell'Archivio Nazionale del Film di Famiglia, e dove è possibile poi collegarsi a una scheda biografica legata in questo caso non al cineamatore ma alla famiglia, e dove appunto c'è una descrizione di che cos'è il fondo, quando è stato donato, da quante pellicole è costituito e da cosa e cosa queste pellicole documentano, come è stato riordinato l'archivio, generalmente appunto in collaborazione o con il cinematore o con i suoi familiari o con gli eredi, e come è stato acquisito e quali sono poi le condizioni giuridiche e la storia archivistica di questo fondo. Poi, per quanto riguarda invece la descrizione del film, vi è, oltre alle informazioni di identificazione, ci sono informazioni che si riferiscono alla copia di catalogazione, quindi alla copia digitale, le informazioni invece che si riferiscono alla bobina originale conservata in archivio, un abstract che sintetizza e riassume il contenuto del film, magari possiamo anche leggerlo, questo così ne vediamo poi un pezzettino. Filmato e girato nel febbraio del 1959 al ristorante Buca Manzoni da Franco Fiorini, cliente del ristorante e amico del proprietario Ermentino Rediglieri, che documenta una giornata di lavoro al ristorante. Dalle prime ore del mattino, con la preparazione della sfoglia per le tagliatelle e i tortellini, alla pulizia della cucina, dalla sistemazione della sala alla preparazione dei cibi in cucina, dall'arrivo dei clienti al servizio a tavola per il pranzo, dalla preparazione della sala per la cena agli ultimi commensali a tavola. Il ristorante, a conduzione familiare, vede tra i collaboratori e protagonisti del film Franca Lorenzini, Ettore Rediglieri e Leonide Lorenzini, rispettivamente la moglie e i genitori del proprietario, la sorella Erminia e il fratello Guglielmo. Ecco, nel lavoro appunto di descrizione dei filmati, noi ovviamente
a noi interessa anche non solo appunto raccogliere informazioni sui luoghi e sulle situazioni, ma anche sulle persone che sono maggiormente presenti. In questo caso il fondo è costituito da un unico film e sono tutti i familiari del proprietario di questo ristorante. Il film tra l'altro non è stato girato dal ristoratore, ma da un suo amico, e quindi qui, come vedete, oltre all'abstract sono riportate le parole chiave suddivise per antroponimi, toponimi e parole chiave generiche, e poi c'è anche una descrizione sequenza per sequenza di ogni singola inquadratura, e poi la possibilità, ovviamente qui siamo nel back-end, adesso vi faccio vedere come invece appare poi online, e quindi qui c'è la possibilità, tra l'altro questo è un film sonorizzato. Di proprietà del signor Ermentino Rediglieri, da lui gestito e diretto dal giorno di Pasqua 1954, 18 aprile, coadiuvato dalla sua signora Franca, dalla madre signora Leonilde, dal padre signor Ettore, dalla sorella signorina Reminia, dal fratello signor Mino e da uno stuolo di collaboratori che qui mi piace ricordarli tutti: Cesarina, Elsa, Ermanna, Ermelinda. Lo stile poi è proprio quello di un cinegiornale. Maria, Marta, Silvana, Andrea, Bruno, Fernando, Gennaro, Giancarlo e il nonnino. L'Anna partirà a giorni per l'Australia per raggiungere il suo sogno d'amore. Il signorino Vanni credo che collabori solamente per sbaffare. Il signorino Vanni, e poi appunto il figlio. La giornata di lavoro ha inizio alle ore 8:30 e termina alle ore 22:30. Se qualche cliente rimane nel locale per vedere la TV, per fare quattro chiacchiere o per fare una partita 3-7, a briscola, a canasta o una marianna. Come già le dissi a voce, signor Tino, sono rimasto sbalordito, io che faccio tutto un altro lavoro, dalla frenesia e dalla sincronia sua e dei suoi collaboratori tutti durante le ore di punta del lavoro. Pochi dei suoi clienti, sono certo, ha mai potuto vedere e sentire cosa avviene in cucina ogni giorno verso le ore 13 in particolare, e le dico sinceramente che potevo immaginare qualcosa di quello che avviene a quell'ora, ma da quando ho avuto il piacere di girare questa pellicola e vedere attraverso il mirino della mia macchina da presa, il mio sbalordimento ha raggiunto il colmo. Auguro a lei, signor Tino, anzi, signor Rediglieri, che la sua attività e quella dei suoi collaboratori sia a lei e a loro sempre più piena di soddisfazioni, perché il lavoro che fate, così come lo fate, è veramente ammirevole. Dopo queste parole, che sembrano una saponata, ma non lo è, parto con carosello permanente e vi faccio vedere quello che ha ripreso il cinedilettante Franco Fiorini. Thank you.
45 minuti. Questo tra l'altro è uno dei fondi filmici, uno dei film che sarà disponibile a breve all'interno di questo portale Una città per gli archivi, che è appunto, come dicevo prima, online da circa 2 mesi, ma sono stati pubblicati solamente una parte dei fondi sui quali abbiamo lavorato in questi ultimi 4 anni, ma nel corso dei prossimi mesi poi sarà uploadato tutto il lavoro che abbiamo fatto. E vorrei farvi vedere appunto il portale per vedere com'è poi la visualizzazione online. Ovviamente se ci sono delle domande, ben volentieri. Ecco, questo è il portale Una città per gli archivi. Gli archivi che sono stati coinvolti in questo progetto non sono archivi audiovisivi, la maggior parte degli archivi sono archivi di tipo tradizionale, tranne l'archivio, il nostro archivio e l'archivio dell'Antoniano dei Frati Minori, che conserva i filmati dello Zecchino d'Oro. E proprio pochi giorni fa è stato pubblicato uno dei nostri fondi filmici, l'archivio audiovisivo di Attilio Ciancabilla, che è consultabile appunto online. Allora, facciamo così. Queste sono immagini tra l'altro molto belle girate da questo signore Attilio Ciancabilla, che sono state girate negli anni 20 a Bologna, in Pate Bebi. Sì, stanno ancora sistemando delle cose, non è immediatamente accessibile. Allora, Ciancabilla. E l'indirizzo è www.cittadegliarchivi.it. Beh, ovviamente poi quando si fanno delle prove. Facciamo prima. Il motore di ricerca è impazzito. Ecco, questo è un altro fondo filmico, il fondo filmico di Pietro Nicoletti, che era un commerciante d'abbigliamento a Bologna, che ha girato moltissimi film tra gli anni 50 e gli anni 60. E volevo farvi vedere un film particolarmente curioso dell'inaugurazione appunto di questo negozio a Bologna in via Ugo Bassi, in pieno centro, girato nel 1957. Ecco, questa è la visualizzazione online del filmato con tutte le informazioni che prima abbiamo visto nel back-end di XDAMS. Non è ancora attivo, ma sarà implementata la possibilità di cliccando su una singola sequenza di accedere direttamente a quella determinata sequenza, non dovendosi vedere tutto il filmato, anche perché molto spesso le bobine sono costituite da film girati in diversi momenti, in diversi anni, in luoghi diversi,
e l'utente potrebbe anche essere interessato a guardare solamente uno spezzone, quindi attraverso l'implementazione di questa questa cosa appunto sarà possibile poi visionare lo spezzone corrispondente al proprio interesse. E, dunque, volevo anche mostrarvi, l'anno scorso la soprintendenza archivistica per l'Emilia Romagna ci ha coinvolti in un progetto di censimento degli archivi femminili. Tra le migliaia di bobine che l'Archivio Nazionale del Film di Famiglia conserva, ci sono anche dei film girati da donne. Prevalentemente sono stati gli uomini ad impugnare la cinepresa nelle varie epoche del cinema amatoriale, ma ci sono state anche alcune donne che si sono dedicate a documentare la propria vita o anche la propria attività professionale, o che addirittura hanno utilizzato il cinema a passo ridotto proprio nel loro percorso didattico con gli studenti. E quindi già da diversi anni noi avevamo comunque puntato l'attenzione su questi filmati, e poi l'anno scorso la soprintendenza appunto archivistica ci ha coinvolti in questo progetto, e sono stati selezionati 10 fondi filmici dell'Archivio Nazionale dei Film di Famiglia girati esclusivamente da donne, e che saranno disponibili a breve sul sito appunto della soprintendenza, in cui non sarà possibile visionare i filmati, ma ci saranno le schede fondo con tutte le informazioni sui film, che sono fondamentalmente le informazioni biografiche sulle cineamatrici e le informazioni sul contenuto dei film. E mi piaceva farvi vedere a tal proposito due filmati di due cineamatrici bolognesi in questo caso, e Marianna Babina, che è stata un'insegnante, è una signora che ha donato i film ad Home Movies nel 2009 e ha girato dei film in 8 e in Super 8 a partire dal 62 fino al 1989, nella prima fase in collaborazione con il marito, e poi successivamente a partire dagli anni 70 ha deciso come insegnante di educazione tecnica di utilizzare il cinema a passo ridotto per la formazione dei suoi studenti, e fino al punto di realizzare dei film con i propri studenti. E abbiamo tra l'altro scoperto un mondo che non conoscevamo, che negli anni 70 e negli anni 80 alcuni insegnanti appunto inserivano nel loro percorso didattico l'uso del Super 8, e c'erano dei festival dedicati in tutta Italia e non solo, anche in Europa, in cui appunto la programmazione era esclusivamente dedicata ai film realizzati in ambito scolastico. Vorrei farvi vedere questo film, la cui regia appunto è di questa signora Marianna Babina, insegnante di educazione tecnica, che ha realizzato con una scuola, e parliamo di scuole medie, di ragazzi di 13 anni, che hanno realizzato questo film, La storia di un punto, ripercorrendo appunto il loro anno, la storia di un punto, a partire, è un film di animazione, tra l'altro noi oltre... E tra l'altro noi abbiamo raccolto anche, perché in alcuni casi ovviamente raccogliamo anche la documentazione correlata, così come è avvenuto per ad esempio il fondo filmico Togni, in cui abbiamo acquisito anche l'archivio fotografico. In questo caso abbiamo raccolto e acquisito anche i faldoni che raccolgono tutti i disegni che questi studenti hanno realizzato per realizzare questo film di animazione, ma anche degli altri, ed è veramente molto bello questo film. Presentato in un convegno in Germania, è stato considerato dal direttore dell'Istituto Storico di Vienna un capolavoro del cinema sperimentale. Non parte, un secondo solo, lo vado a prendere nel...
nell'hard disk. Storia di un punto. E gli studenti hanno realizzato tutti i disegni, hanno selezionato le musiche. L'audio è un po' rovinato, ma... è direttamente dalla forma, dal colore, dal movimento. Per lavorare sui cacimenti con delle immagini occorre conoscere la formazione e la struttura. È per questo che ho passato dal fulcro, l'origine di ogni creazione visiva, il germe di ogni forma. Film che vorrei mostrarvi, sempre girato da una donna, una professoressa di matematica dell'Università di Bologna, che nel 68 con un gruppo di sue amiche scout organizzano un viaggio in Olanda in bicicletta
e questo filmato è stato poi possibile catalogarlo non solo con l'aiuto di questa signora Paola Oliva, ma anche grazie a un diario che la signora ha conservato e che era stato scritto collettivamente da queste cinque giovani in cui appunto scrivono tutte le loro, insomma, le loro riflessioni, loro, la loro esperienza appunto di questo viaggio di 15 giorni in Olanda in bicicletta, partendo appunto dalla stazione di Bologna, arrivando alla stazione di Amsterdam e poi girando un po' nei vari. Tra l'altro è stato utilissimo anche per riconoscere e identificare i luoghi che in questo diario sono ovviamente riportati. E anche questo diario è stato acquisito dall'archivio per essere scansionato, perché poi l'originale ritornerà alla signora. Quindi c'è qualcuno che ha richiesto comunque di conservarli, tenerli, non di donarli? I film o il materiale a corretto? Sì, cioè in realtà la maggior parte delle persone che si rivolgono a noi poi i film li donano. Sono, in alcuni casi accettiamo anche il deposito, però generalmente chiediamo la donazione, anche perché noi ci impegniamo comunque poi a fare tutto il lavoro di salvaguardia e soprattutto perché comunque in casa le pellicole, per quanto si siano conservate nella maggior parte dei casi abbastanza bene, però si rischia che, cioè il rischio è che si deteriorino irrimediabilmente, invece appunto presso di noi, dopo aver effettuato il lavoro di restauro conservativo, possono essere conservate in uno spazio comunque climatizzato che permette comunque di prolungare la vita a queste pellicole, che già di per sé rispetto ai supporti in ogni caso più moderni sono più longeve, nel senso la pellicola sicuramente è più longeva di un DVD, che è un supporto altamente deperibile, infatti appunto dunque. Ma in che formato sono conservati i file digitali? MOV, sì, MOV H2, adesso non ricordo. Sì. Quindi sono degli MP4. Sì. Volevo poi parlarvi anche di insomma, stiamo ripercorrendo un po' anche le modalità in cui appunto valorizziamo i filmati che fanno parte del patrimonio dell'archivio Movies, e uno dei progetti appunto sui quali stiamo lavorando è che è partito alcuni anni fa, tra l'altro proprio a partire da un progetto di raccolta territoriale avvenuto a Rimini, in cui tra i tanti film che erano stati raccolti c'erano dei film girati da un signore riminese che aveva una storia di emigrazione alle spalle e che ha utilizzato il cinema a passo ridotto proprio come strumento per comunicare con la sua famiglia di origine italiana. Questo signore era in realtà nato poi negli Stati Uniti a Boston da una famiglia di origini italiane, poi ritornato in un paesino, adesso non ricordo esattamente il paese della provincia di Rimini, con sua madre che aveva nostalgia appunto dell'Italia, poi ritornò durante la Seconda Guerra Mondiale negli Stati Uniti, per poi appunto fermarsi e lavorare come cameriere in un ristorante molto importante di Boston, e ha cominciato a usare proprio in quegli anni, negli anni 50, la cinepresa Super 8 mm per comunicare con appunto la sua famiglia rimasta in Italia. E a partire appunto dal ritrovamento di quei film abbiamo deciso di avviare un progetto molto ambizioso e che di fatto non è mai partito veramente, anche se insomma ci sono
dei risultati. In collaborazione con il Center for Home Movies di Baltimora abbiamo raccolto e acquisito i film di famiglia di una famiglia di emigranti italiani, e la cui storia è raccontata appunto, vorrei farvi vedere appunto questo video di 12 minuti che ripercorre un po' la storia di questa famiglia, il cui, questo signore che vedete qui con gli occhiali, Joseph Lombardi, partì da Fornelli, un piccolo paese della provincia di Isernia in Molise, alla fine dell'Ottocento, emigrò negli Stati Uniti, prima a New York e poi si trasferì a Filadelfia, dove raggiunse alcuni suoi compaesani e ovviamente iniziò con dei lavori molto umili, per poi diventare uno degli uomini più ricchi di Filadelfia negli anni 20 e negli anni 30, dopo aver creato una impresa edile che era specializzata negli scavi sotterranei. Di fatto la Lombardi Enterprise fece ad esempio gli scavi per le fognature di Filadelfia e molti lavori piuttosto importanti in diversi stati americani. E tre dei suoi otto figli hanno documentato una buona parte della storia di questa famiglia a partire dalla metà degli anni 30. E sono, al momento noi abbiamo recuperato i film del primogenito girati in 16 mm appunto a partire dalla metà degli anni 30 fino alla fine degli anni 50, che mostrano e ripercorrono la loro vita borghese a Filadelfia, con poi delle incursioni invece in Italia durante appunto le visite nel luogo d'origine del signor Joseph Lombardi. E vorrei farvi vedere questo video che presenta insomma i primi risultati di questo progetto che comunque è fermo a questo fondo filmico. Purtroppo dal PowerPoint non parte, non so per quale motivo. Allora, come dicevo prima, un progetto in collaborazione con il Center for Movies di Baltimora, che attualmente è concentrato sulla storia di Joseph Antonio Lombardi, che emigrò da Fornelli alla fine del XX secolo. Questo è il nostro archivio, dove sono conservate le oltre 16.000 pellicole. Tra le quali appunto il fondo Lombardi. L'audio l'abbiamo aggiunto noi, questa è la partenza da New York per andare in Italia. Joseph Antonio Lombardi, figlio di Domenico e Scolastica Lombardi, nacque a Fornelli il 16 febbraio del 1884. All'età di 11 anni, nel 1895, si imbarcò a Napoli per gli Stati Uniti. Nonostante la sua famiglia non fosse povera, lui comunque decise di emigrare negli Stati Uniti. Questo è lui anni dopo, ovviamente, a Fornelli, nella villa Lombardi. Da New York, dove svolse lavori umili, si spostò a Filadelfia all'inizio degli anni 10 e fondò una impresa edile.
il 14 dicembre del 1914 sposò Attilia Volpe, di origini italiane. Negli anni 20 Joseph Antonio Lombardi diventò uno degli uomini più ricchi di Filadelfia. Questa è la costruzione delle fognature di Washington negli anni 40, documentata dal figlio Dominique con una cinepresa a 16 mm. Oltre a recuperare questa prima fase, i film girati da Dominique Lombardi, abbiamo cominciato anche a raccogliere le testimonianze di alcuni dei familiari, e proprio nel 2009 andai io a recuperare questi film a Filadelfia e intervistai l'ultimo figlio ancora in vita di Joseph Antonio Lombardi, che poi l'anno scorso purtroppo è morto. Ecco, tra l'altro questa fotografia mostra il cinema Dante, che era stato Joseph Antonio Lombardi ad aprire a Filadelfia, e si occupava personalmente lui della programmazione, e in particolare dei film italiani. Ecco, questo Robert Joseph è la persona appunto che io ho incontrato a Filadelfia alcuni anni fa, e che ci ha donato i film girati da suo fratello Dominique. E nel corso degli anni Joseph Antonio Lombardi aprì 5 sale cinematografiche, la Dante 1, 2, 3, 4 e 5. Il primo gruppo di film dal quale il progetto è cominciato è stato girato in 16 mm dalla metà degli anni 30 fino agli anni 50 da Dominique Joseph. Queste sono le bobine. Solo alcune indicazioni sul contenuto. Questa appunto è la bobina girata a fornelli. Questo è Dominique Joseph, filma il viaggio in Italia alla metà degli anni 30, in visita appunto a Fornelli, il luogo dal quale il padre era fuggito alla fine dell'Ottocento. Thank you.
originariamente sono muti. Ovviamente arrivano in Italia con tutti i segni, appunto i simboli della loro ricchezza, con una macchina di lusso, fanno un'entrata in questo villaggio, adesso vedrete, dove i mezzi, gli unici mezzi di trasporto erano gli asini. I fori imperiali negli anni 30. Camera car prima di entrare a Fornelli. Dove sono stata ad intervistare alcuni vecchi del luogo che ancora ricordano questa entrata trionfale della famiglia Lombardi in questo piccolo paesino. Thank you.
tutti questi esempi che vi ho mostrato credo che mettano bene in evidenza il fatto di quanto sia importante raccogliere le testimonianze su questi film, perché molte di queste immagini, senza tutte le informazioni che possono fornire le famiglie, avrebbero sicuramente un significato diverso. Comunque l'importanza che assumono la assumono anche con appunto tutte le storie che ci vengono raccontate. Ad esempio queste immagini di Fornelli, se nessuno ci avesse detto che erano immagini appunto che erano state girate durante un viaggio di ritorno di una famiglia emigrata negli Stati Uniti, non sarebbe stato ovviamente la stessa cosa. E questo è un punto centrale nel lavoro di un archivio che si occupa di film di famiglia, perché per quanto molti film siano bellissimi, girati insomma molto bene, però si rimarrebbe sul livello appunto estetico formale senza raccogliere appunto queste informazioni sulla storia familiare, il contesto familiare. Ad esempio, in particolare per queste immagini che documentano anche la storia dell'emigrazione italiana, sarebbe veramente straordinario poter comunque fare un progetto più ampio, perché moltissime famiglie emigrate negli Stati Uniti, ma non solo, anche in Nord Europa, in Svizzera o in altri paesi europei, hanno girato filmati. Noi abbiamo alcuni esempi sui quali appunto abbiamo cominciato a lavorare, ma non è stato mai possibile poi lavorarci sistematicamente, perché ovviamente ci è necessario comunque avere un sostegno economico per poter fare un lavoro comunque importante. Sì. Come si potrebbe trovare i filmati per quanto riguarda la, diciamo, l'immigrazione degli italiani in America? Perché io, la mia bisnonna, che nella fine dell'Ottocento è immigrata, la nonna è nata in America, ho ancora dei parenti a Filadelfia. Ah sì? Sì, perché tra l'altro io sono nato in un paese dove... Un attimo solo. Allora, volevo sapere dove si possono trovare filmati relativi all'emigrazione degli italiani verso gli Stati Uniti, in quanto ho degli parenti che sono nelle fine dell'Ottocento sono emigrati. E qui mi interessava, a questo punto mi è venuto questo stimolo di magari di cercare di trovare filmati, chiaramente anche materiale fotografico che in parte ho, conservo, e che a questo punto comincerò a fare una catalogazione. E quindi volevo sapere se in Italia esistono, diciamo, delle fonti d'archivio. No, nel senso che molti di questi materiali sono ancora conservati dalle singole famiglie. Infatti, proprio per questo motivo noi avevamo pensato di avviare un progetto appunto di inizialmente di censimento, perché di raccolta, cioè gli Stati Uniti, ma non solo gli Stati Uniti, anche il Nord Europa, è una storia, quella dell'immigrazione, che ci riguarda tutti, quindi sicuramente ci sono moltissimi materiali che però sono conservati ancora presso le famiglie. Sarebbe insomma molto interessante, ma anche molto importante per ricostruire anche la nostra storia, quella di andare a recuperare questi materiali, e speriamo che appunto in futuro ci possano essere appunto delle istituzioni interessate a supportare questo tipo di attività, se non altro di censimento, e per poi poter avviare invece un vero e proprio lavoro di appunto raccolta, ricerca e analisi dei materiali che esistono e che documentano appunto questa storia. Noi appunto in questo caso c'è stata anche una, insomma, un'apertura da parte di questa famiglia Lombardi, che in parte è a Filadelfia, in parte a Roma e in parte a Fornelli, in parte a Napoli, perché uno dei figli di Joseph Lombardi ritornò nel 62 in Italia, perché si innamorò di una signora originaria di Fornelli, e decisero poi nel 62 appunto di si conobbero a Fornelli durante una delle vacanze appunto a Fornelli.
poi la moglie lo seguì negli Stati Uniti e poi nel 62 decisero di venire a vivere in Italia, e i tre figli di questa coppia vivono tra Roma, Fornelli e Napoli, e grazie a loro siamo riusciti anche poi a stabilire dei contatti con la famiglia, invece quella parte di famiglia che ancora risiede negli Stati Uniti, a raccogliere altre informazioni, a raccogliere gli altri film, perché appunto, come dicevo prima, sono tre dei figli di Joseph Lombardi che hanno documentato appunto la loro vita in 16 mm, 8 e Super 8. Adesso stiamo recuperando i film 8 mm girati da Joseph Paolo Lombardi, quello che ritornò nel 62 in Italia. Ed è interessante poi in questo caso, ma anche in molti altri casi, anche la documentazione dell'attività lavorativa. Alcune famiglie, oltre appunto, spesso si pensa che i film di famiglia siano solamente concentrati sugli aspetti più propriamente familiari, la nascita e la crescita dei figli, le ritualità familiari. In realtà poi c'è molta documentazione sia di avvenimenti pubblici, sia appunto di documentazione dell'attività lavorativa. Non so, adesso proprio in questi giorni stiamo lavorando al recupero di alcuni filmati girati da un giornalista siciliano negli anni 30 che viveva a Torino e lavorava per la Gazzetta del Popolo e aveva un accesso privilegiato in alcuni luoghi, e quindi oltre a documentare appunto le sue gite, le sue vacanze, il suo matrimonio, la nascita dei figli, ha documentato anche la partenza di Italo Balbo da Orbetello nel 1933, ed ne stavo parlando prima con Roland Seiko, perché appunto ovviamente siamo andati a confrontare poi questo filmato girato in 8 mm con i filmati che sono accessibili online nel sito dell'Istituto Luce, e appunto vedere anche la differenza, cioè nel filmato 8 mm si vedono tutti i preparativi, si vedono le macchine da presa del luce che sono collocate in alto, e lui invece si aggira con la sua cinepresina 8 mm e riprende tutto quello che non si vede poi nei film di propaganda del luce. Quindi insomma, spesso anche avvenimenti insomma, di portata storica sono documentati dai cineamatori in maniera insomma, piuttosto interessante, perché mostrano l'altra faccia di determinati avvenimenti. E, dunque, adesso volevo parlarvi dell'Umuvidei abbiamo già parlato prima, ed è appunto questa celebrazione che poi è partita dal Center for Movies americano, che ha lanciato nel 2003 appunto questa iniziativa di celebrare a livello mondiale in un unico giorno il film di famiglia. E inizialmente, come dicevo, era il secondo sabato di agosto, poi per motivi diversi è stato deciso di spostarlo al terzo sabato di ottobre, e quindi da qualche anno in tutto il mondo e ogni anno appunto sempre più paesi organizzano, insomma, aderiscono a questa iniziativa e organizzano lo Movie Day. E noi appunto lo organizziamo dal 2004, siamo partiti da Pesaro per poi arrivare anche a Bari e in altre località italiane, e di solito questa giornata si è organizzata in questo modo: si invitano le persone del luogo a portare i loro filmati che vengono revisionati e poi mostrati in pellicola durante la serata. E ci sono sempre delle sorprese straordinarie durante queste giornate. Tra l'altro, proprio il fondo Lombardi di questa famiglia originaria di Fornelli e emigrata negli Stati Uniti sono stati recuperati proprio sono stati scoperti durante lo Movie Day di Filadelfia, organizzato da alcuni archivisti di Filadelfia, che fanno parte appunto del Center for Movies.
Poi volevo invece farvi vedere l'anno scorso, per festeggiare il decimo anniversario dell'archivio Movies, abbiamo organizzato a ridosso del World Day for Audiovisual Heritage, che è una giornata in cui apriamo tra l'altro l'archivio bolognese alla città con visite guidate, mostrando appunto i luoghi di conservazione e poi l'attività che si fa in archivio. Di solito le cineteche sono molto, insomma, chiuse, non si vede mai quello che si fa all'interno, e noi in questa giornata appunto apriamo l'archivio e le attività dell'archivio al pubblico. E l'anno scorso abbiamo deciso anche di in qualche modo restituire alla città di Bologna il lavoro che avevamo svolto sulle immagini di Bologna a partire appunto da 2002-2003, quando abbiamo cominciato a raccogliere i film, e abbiamo organizzato una mostra che abbiamo intitolato Cinematic Bologna, e volevo farvi vedere un video che è stato fatto da una televisione privata a Bologna, che è in qualche modo una sorta di visita guidata alla mostra, ed è un percorso attraverso lo sguardo dei cinematori attraverso la città a partire dal 1950 fino al 1980. Ricordi di quei decenni, 50-60, quei decenni, 50-60, 70 e 80, e dall'altra per le generazioni successive c'è la possibilità appunto di un confronto e di una relazione con l'oggi, di vedere gli stessi luoghi vissuti diversamente, lo spazio urbano sia nel tempo libero che in altre occasioni vissuto diversamente, e questo effettivamente credo che sia uno degli aspetti principali di Cinematic Bologna. Si può dire che queste immagini sono inconsapevoli e non c'è la costruzione propagandistica o finalizzata a un messaggio pubblico che poteva esserci in altre tipologie di produzioni cinematografiche ufficiali. E proprio questo è un elemento importante da tenere in considerazione, e che rende questo tipo di ritratto della città un ritratto comunque completamente inedito. Il percorso di Cinematic Bologna inizia qui, nella piazza coperta della Sala Borsa. È un momento, questa installazione, in cui è possibile immergersi proprio nel cuore del cinema amatoriale, cioè abbiamo pensato di riprodurre quello che è la ritualità, la proiezione in pellicola. È un ritorno in pellicola quello che viene proposto in questa installazione. La possibilità, cioè, di vedere queste immagini che un Movies digitalizza dalle pellicole originali che i tanti cittadini bolognesi ci hanno portato, rivederle anche in pellicola significa poter ricreare in una qualche misura quell'emozione e anche ritornare a quella materialità che la pellicola rappresenta e che è molto importante per noi, sia dal piano storico ma anche come pratica culturale. Questa installazione si chiama Cinematic City ed è in sostanza il tentativo di scomporre l'archivio in tanti frammenti che rappresentino luoghi, situazioni e gesti ricorrenti. Attraverso la comparazione di queste immagini noi abbiamo la possibilità intanto di vederne molte e di capire anche la complessità e l'ampiezza dell'archivio, che è un elemento importante. E poi abbiamo la possibilità anche di renderci conto di quali sono i luoghi più vissuti e più filmati dai bolognesi in diversi anni e in diverse situazioni. Abbiamo la possibilità di percepire quelle che sono state le trasformazioni da una parte, ma anche quelli che sono gli elementi che continuano. A partire da una mappa ricostruita di Bologna, ridisegnata di Bologna, noi possiamo mostrare i film dell'archivio in una disposizione che appunto richiama il disegno geografico, richiama la localizzazione dei film. Questa mappa, come vedete, presenta dei monitor, e in ogni monitor c'è una selezione di film girati in quel luogo. Abbiamo realizzato attraverso questi carosel e queste diapositive
un sistema di riproduzione delle varie tipologie di pellicole del cinema amatoriale, a partire dal più antico, il 9,5, che è qui, e poi le altre due installazioni dedicate, una all'8 mm e l'altra al Super 8. Questa installazione è importante proprio perché ci consente di vedere la pellicola nella sua materialità. Noi abbiamo l'occasione di vedere le singole sequenze, una sorta di rallenti, vengono riproposte fotogramma per fotogramma, ogni fotogramma è una fotografia e sono sequenze anche che ci danno nel tempo l'idea del movimento. Quindi di fatto questa installazione si situa tra l'immagine fissa, che ogni singolo fotogramma è una fotografia, e il movimento, che è l'illusione del cinema. Uno dei lavori fondamentali che un Movies fa è quello di raccogliere, oltre le immagini, le testimonianze e le storie di chi ha prodotto quelle immagini o comunque delle famiglie che le hanno vissute. È attraverso questo procedimento che effettivamente si può ricostruire l'ambiente, il contesto, e quindi rendere queste immagini private pubbliche, di renderle condivise e di valore collettivo. Allora, questa è la saletta dedicata a Mauro Mingardi. Mauro Mingardi è un grande cineasta bolognese, è stato un filmmaker importantissimo, è stato un filmmaker che non è mai voluto passare al cinema professionale ed è sempre rimasto legato alla sua città e al suo quartiere, la Cirenaica, e ha filmato tantissimo Bologna tra gli anni 50 e gli anni 80, trasfigurando la città alcune volte, documentandola in altre, comunque da un lato dandoci una documentazione straordinaria dei luoghi in cui viveva, dall'altro appunto utilizzando gli scenari e le location bolognesi in maniera trasfigurata, totalmente cambiata rispetto a quella che era la realtà che riprendeva, cioè con un approccio totalmente diverso, che è il cinema documentario. Questa sezione della mostra è dedicata agli archivi femminili. Già da diversi anni all'interno dell'Archivio Nazionale del Film di Famiglia ci occupiamo di far riemergere filmati che sono stati realizzati da donne nelle varie epoche del cinema amatoriale, quindi a partire dai primi anni 20 del secolo scorso. Quindi abbiamo pensato che fosse comunque importante far riemergere all'interno di Cinematic Bologna alcune figure di cineamatrici legate al territorio bolognese, o per nascita o per adozione. E nello specifico, all'interno di questa sezione è possibile visionare alcuni filmati girati da tre cineamatrici di Bologna che sono e che, diciamo, nel corso della loro vita, oltre a dedicarsi alle proprie famiglie e alla loro attività professionale, si sono cimentate anche nella cinematografia amatoriale e hanno realizzato dei filmati molto interessanti. E una di queste è Paola Olivo, che ha realizzato diversi filmati, e all'interno della mostra è presente un filmato girato nel 1968 in Super 8 durante una gita, una vacanza che lei fece assieme a un gruppo di sue amiche dello scoutismo femminile in Olanda, in bici. Quindi questo è un lavoro, tra l'altro una parte di questa installazione l'abbiamo trasferita poche settimane fa presso la nostra sede, all'ingresso della nostra sede, della sede dell'Archivio Nazionale del Film di Famiglia. Noi siamo all'interno dell'Istituto Storico Parri, è appunto stata trasferita la mappa di Bologna con incastonati monitor, dove appunto c'è questo percorso attraverso lo sguardo dei cineamatori attraverso la città. Volevo poi, sempre a proposito appunto dell'aspetto della raccolta delle testimonianze, mostrarvi appunto alcuni esempi di raccolta delle testimonianze che poi sono stati riproposti come installazione all'interno di Cinematic Bologna, per farvi vedere anche come appunto avvengono poi queste
queste interviste. E ve ne mostro, per esempio, vi mostro questo, questa qui, solamente un estratto perché altrimenti è troppo lungo. Questo signore Parmeggiani, adesso lo racconta poi lui, comunque. Allora, ormai lontano 1969, stavamo redigendo la nostra tesi di laurea, che era mirata a illustrare i rapporti fra la tangenziale, che allora era appena nata, e scusate un attimo, questa è sempre la parte finale, no, la parte iniziale, va bene. Fra la tangenziale, che era appena nata, e il paesaggio urbano o meno circostante. La cosa ci venne in mente perché la realizzazione del film, perché avevamo studiato una pubblicazione di un architetto americano che riguardava il rapporto fra le autostrade urbane e le emergenze circostanti. Però noi pensammo che fosse molto più utile fare ciò non con rappresentazioni grafiche come questo autore americano che si chiamava Lynch proponeva, bensì con riprese cinematografiche. E allora partimmo per esempio dall'uscita di San Lazzaro della tangenziale andando verso Casalecchio e Borgo Panigale. Naturalmente le cose che ci interessavano non erano solamente i punti emergenti alla Lynch, diciamo così, che comunque illustravamo nel film, ma anche il rapporto fra l'autostrada e gli ambienti circostanti, ad esempio questo paesaggio agreste, ancora integro, ancora attivo, in precedenza avevamo fatto vedere alcune zone di aperta campagna, addirittura soltanto. Ecco, qui allora illustriamo brevemente la situazione del filmato. Una delle cose che ormai non si vedono più adesso, perché la tangenziale, come sapete, è molto cambiata, una delle cose che emergevano allora era questo complesso residenziale e la chiesa di San Donnino col campanile, che sono in corrispondenza dell'intersezione con la strada per Grandarolo. Qui, ecco, ogni tanto appunto facevamo delle pause. Sorta di simulazione appunto del lavoro di catalogazione che svolgiamo quotidianamente in archivio su tutti i film raccogliamo. E volevo farvi vedere anche un altro esempio della famiglia Calanchi, che poi i cui film poi sono stati utilizzati anche all'interno di un laboratorio audiovisivo svolto al DAMS di Bologna, di cui vi mostrerò appunto i risultati. Io sono Stefano Calanchi, figlio di Corrado, che è l'autore di questi film di famiglia che vedete. Lui ha lavorato ha fatto questi film durante un periodo di circa 40 anni, dal 1950 fino al 1990, per cui quello che vedrete è una bella testimonianza di un periodo molto lungo. Noi abbiamo vissuto per molti anni in San Donato, nel quartiere San Donato, e quello che vedrete c'è anche una testimonianza di quella che è la vita del quartiere e di come si è svolta durante questi 40 anni. Quello in bicicletta sono io, cioè Stefano, il figlio Stefano Calanchi. Se vuoi dire qualche cosa anche tu. No, non sono quella bambina che è la sorella di Stefano, ma sono la moglie di Stefano. E abitavo anche io in quel quartiere quando ero piccola, anche se non ci siamo mai conosciuti quando abitavamo lì, più o meno. E quindi i luoghi li conosco molto bene, le persone meno, nel senso che questi filmini, io molti di questi filmini li ho visti soltanto grazie a Home Movies, anche perché al tempo vedere i filmini era un'impresa abbastanza complicata, cioè quando io ho cominciato a frequentare Stefano, primi anni 70, metà anni 70, mettere su tutta l'apparecchiatura per mostrare i filmini richiedeva un sacco di tempo e di pazienza, per cui normalmente
la sua famiglia non andava a ripescare cose così vecchie da mostrare, ma semplicemente i filmini appena fatti, gli ultimi girati. Questo ciclista sono io, nel frattempo avete visto mio babbo, mia mamma e mia sorella che era piccola. Fondamentalmente il dura 40 minuti, direi di interrompere, però vorrei farvi vedere, appunto perché noi siamo anche molto attivi in ambito nella formazione, e per 2 anni consecutivi abbiamo curato dei laboratori audiovisivi al DAMS di Bologna, e in uno di questi abbiamo lavorato proprio su questi film girati dal signor Calanchi tra il 1950 e il 1990, sono moltissime ore di film, e gli studenti hanno lavorato in questo modo. Partendo dai film e dalle testimonianze dei due figli del cineamatore. È una sorta di catalogo suddiviso in 3 aree tematiche, i personaggi in cui vengono appunto presentati i protagonisti di questi film. Corrado è il cineamatore, quindi hanno estrapolato degli spezzoni dalle oltre 20 ore di filmati per creare appunto dei ritratti dei vari componenti la famiglia. Sonorizzazione fare. No, tutti i film di Calanchi sono muti. Questo è il ritratto di Calanchi. Ritorniamo al menu principale, volevo far vedere anche il lavoro che hanno fatto sui luoghi. Vediamo tutto il lavoro che hanno fatto su Bologna. Thank you.
Gradia dal padre, che all'epoca erano fidanzati, poi si sono sposati. Bene, allora, ora vorrei invece parlarvi di un altro aspetto della valorizzazione dei filmati, dei film di famiglia. E, fino adesso appunto ci siamo concentrati, vi ho illustrato appunto le varie attività archivistiche e le diverse modalità di valorizzazione sempre in ambito archivistico. E, da diversi anni lavoriamo anche in modo diverso nella valorizzazione di questi filmati, sia con la collaborazione con case di produzione di cinema documentario che si rivolgono appunto al nostro archivio con dei progetti che, se riteniamo che in qualche modo possano valorizzare i film di famiglia, possono appunto consultare il nostro archivio e poi inserire nei loro documentari principalmente alcuni estratti di film di famiglia. Abbiamo collaborato con Alina Marazzi anche nell'ultimo film, con Pietro Marcello per La bocca del lupo e con tante altre produzioni anche minori di film meno conosciuti. E da qualche anno, in collaborazione con una casa di produzione che si chiama Kinè, che insomma con la quale collaboriamo da diversi anni, e abbiamo proprio curato delle produzioni interne e vorrei mostrarvi a questo proposito due episodi di un lavoro che abbiamo realizzato l'anno scorso e che tra l'altro adesso sta per essere distribuito dalla Cineteca di Bologna all'interno di una collana appena inaugurata, che si intitola Formato ridotto. È un documentario che è stato realizzato in collaborazione con 5 scrittori emiliano-romagnoli, che sono Ugo Cornia, Ermanno Cavazzoni, Wu Ming Due, tutte le volte adesso apro il DVD, che hanno interloquito e interagito con i film di famiglia e hanno creato un loro percorso di lettura molto personale interagendo con questi filmati. Vorrei mostrarvi due episodi, perché appunto il documentario è composto da 5 episodi diversissimi tra di loro, e tra l'altro appunto poi a breve sarà disponibile anche il DVD. E vorrei mostrarvi l'episodio di Ermanno Cavazzoni e l'episodio di Wu Ming Due, che hanno lavorato in maniera diametralmente opposta, accostandosi ai film di famiglia. Ecco, una delle caratteristiche del film di famiglia è anche la versatilità con cui questi filmati possono essere appunto approcciati, e appunto a seconda dello sguardo che gli si rivolge, che si pone sopra questi film, si possono appunto far emergere tante cose diverse. Dov'è? Formato ridotto, ancora qui. Qualcosa che non va. Thank you.
Ecco. Questo è il primo episodio di Ermanno Cavazzoni. L'audio. Quando è estate. Quando è estate la popolazione umana si affolla lungo le rive del mare, in particolare dove sono sabbiose. Questo è un fenomeno del XX secolo. Nei millenni precedenti una cosa simile non era mai accaduta. Il mare lo si temeva e lo si rispettava. L'esodo in genere dura luglio e agosto e essendo la striscia di sabbia sottile, la popolazione si addensa come altre specie animali gregarie, pinguini, foche, otarie e così via. Il mare lascia che facciano, anche se la spiaggia è opera sua, è lui che l'ha creata. In estate il mare si limita a una leggera risacca, indifferente ai bagnanti che sguazzano, lascia che si pianti un'altalena nell'acqua bassa e si facciano tutte le sciocchezze cui la razza umana è molto portata. Anche che si pianti un palo scivoloso e ci si arrampichi su, cioè si tenti invano, perché anche se siamo sempre scimmie nella mentalità, non abbiamo però più quattro mani. Circa metà del XX secolo, attorno al 1950, l'uomo fin da molto piccolo è stato abituato ad avere confidenza con la sabbia del mare e a considerare il mare, cioè la riva del mare, un campo di divertimenti dove si scava così senza costrutto, si mette la faccia nell'acqua o la faccia nel salvagente per una foto ricordo. Si usa una grossa signora come trampolino per fare dei tuffi a ripetizione. In genere si usa di tutto pur di trastullarsi. Si butta spesso in alto una palla, si va a cavallo del fratello, si rema o si fa qualcosa di simile al ballo, che ricorda per così dire il ballo. Si indossano occhette gonfiabili, pesci gonfiabili e ogni sorta di apparecchiatura gonfiabile. Cioè si sono abituati i bambini a prendere in ridere il mare, come fosse al servizio loro, un bonaccione che va avanti e indietro e che serve come passatempo o come argomento da cartolina. Saluti dal mare, ci divertiamo al mare e così via. Mentre il mare è una cosa seria che copre il 71% del pianeta, ha visto passare tante ere geologiche, tante specie animali e vedrà passare anche l'uomo, oltre che questo uomo balneare di questo momento. E intanto girano i venditori di cocco fresco, i venditori di gelati confezionati, i venditori di bibite con la cannuccia, le venditrici di focaccine, si mangia, si lecca, e intanto passano sull'acqua venditori di cappelli e pupazzi. Il mare sembra al loro servizio. Lungo la spiaggia l'umanità ha costruito ingegnosi insediamenti di legno, cioè quegli abitacoli detti cabine, con camminamenti, porticati, punti di ristoro, musica, specchi, dove ci si può dare un colpo di pettine per abbellirsi.
Sono città in miniatura, lunghe e sottili, appoggiate sopra la sabbia, e su cui regna il bagnino, una figura che per due mesi è onnipotente. Poi l'estate finisce e incominciano le piogge autunnali. L'umanità scappa via. E come la gente in massa è venuta, in massa se n'è andata. La spiaggia rimane deserta. Ritornano le conchiglie, le alghe, i naturali detriti. È cambiata stagione, le ombre sono lunghe, il sole è bianco. E poi viene la neve, come naturale, d'inverno. Ed è a questo punto che il mare si gonfia. Ha portato pazienza tutto luglio e agosto. Ha lasciato passare settembre. Adesso torna a occupare la spiaggia che è sua. Quello che ci ha costruito sopra l'umanità al mare non gliene importa. Questo è il suo territorio. Il mare batte e ribatte, gonfia l'onda e si infrange. Queste esili città umane resistono poco. E il bagnino a questo punto non conta più niente. Che siano cabine con su scritto bagno sirena, bagno da Gianni. Che ci sia stata musica, giochi a palla, che ci siano stati amori estivi, occhiate, baci, arrivederci al prossimo anno. Tutto è cancellato. Le assi si schiodano. Tutto a poco crolla, onda su onda, se lo mangia il mare. Perché lui vuole espandersi sulla spiaggia libera e insiste tanto che a fine inverno non c'è più niente. Rottami, mucchi di rottami e assi di velte. L'umanità però, una sua caratteristica è di non darsi per vinta. E allora spazza via tutto quello che è arrivato, e allora spazza via tutto quello che è arrivato durante l'inverno. Si raccolgono fascine, legni, pezzi di barca, tutto pattume, incompatibile con la folla balneante della prossima estate. Si può trovare anche una scarpa, chissà l'altra dove è finita. Poi ai primi tiepidi segni di un'altra estate si ricomincia da capo. Sedia a sdraio, canottiera, occhiali da sole, cappello. Si riavvia l'altalena, si riflette. Poi ecco il balneante che torna. E c'è chi si azzarda nell'acqua bassa per vedere se il mare si è tranquillizzato e porterà ancora pazienza. E a partire da questo episodio, Ermanno Cavazzoni adesso sta realizzando un lungometraggio che è appunto una sorta di analisi antroposociologica sull'uomo balneare, e chissà se riusciremo poi a distribuirlo, ma sicuramente comincerà a circolare probabilmente dopo l'estate. Volevo farvi vedere anche un altro episodio di in formato ridotto, quello di Wuming 2. Eccolo.
caldo di quello fra gli adulti. Questa è la fine dell'episodio di Brizzi. Potranno aggrapparsi con piena fiducia ogni giorno della loro vita. La prima volta che ho messo piede alla festa dell'unità di Bologna avevo 16 anni e il muro di Berlino si era sgretolato da qualche mese. Il Partito Comunista Italiano si chiamava ancora così, ma non avrebbe visto un altro settembre. Eppure più di 20 anni dopo, 1000 rivolgimenti dopo, la sede della festa è ancora lì, inossidabile dal 1973. Tanto che per i bolognesi della mia generazione è difficile immaginarsela in un altro luogo e non rimanere stupiti quando i più vecchi ci dicono che prima di Parco Nord ci furono altre sedi e addirittura che la prima festa nazionale dell'unità prese vita sotto i platani della Montagnola. A dire il vero, in quel 1951 l'arena designata per il raduno nazionale sono i Giardini Margherita, dove la festa è di casa dal 1946. Ma il prefetto De Simone, a sorpresa, nega il permesso per i giardini e a soli 20 giorni dall'inizio della festa dà il suo benestare per il parco della Montagnola. Perché, se penso all'autore di queste riprese, mi basta sapere che era un militante del PC per immaginarmelo un po' nervoso, incazzato con quel prefetto che ha fatto di tutto per guastare la festa. Nel 1951 Giuseppe Stalin è ancora vivo e in Corea la guerra fredda si scalda al fuoco delle artiglierie. In Italia la celere di Mario Scelba usa il pugno di ferro contro scioperi e manifestazioni di piazza. Non sono tempi facili per chi diffonde l'unità. Anche in una regione rossa come l'Emilia-Romagna, non è salutare farsi vedere in giro con il fascio di copie a cavallo del braccio. A Imola, il questore ed ex prefetto fascista Massagrande ha fatto sequestrare le mimose per la festa dell'8 marzo. Figurarsi cosa può fare con un giornale sovversivo. I festival dell'unità nascono proprio per finanziare la stampa comunista, che vuole essere indipendente e del tutto alternativa rispetto a quella borghese. Nella provincia di Bologna ogni comune ha la sua festa e spesso se ne organizzano anche nelle frazioni più piccole. Basta un'aia o un cortile, un paio di fuochi per piadina e salsiccia, 4 assi inchiodate come pista da ballo, una chitarra, un organetto e qualcuno che faccia il palo per evitare visite sgradite. Rispetto a questo clima generale, tornando al nostro cineamatore comunista, ci accorgiamo che ritrae una festa dell'unità che sembra appartenere ad un altro tempo, o meglio, ad un'altra nazione. Dov'è il conflitto, l'ideologia, la lotta di classe che stillano da ogni articolo dei giornali dell'epoca? È forse Bologna la Rossa che distorce la prospettiva? Una città dove i comunisti giocano in casa e dunque possono permettersi una festa più rilassata, meno politica e più popolare. Bologna non è una città tipica dell'Italia, scrisse Pierpaolo Pasolini nel 75. È una terra separata, dove opulenza e comunismo vanno a braccetto e cancellano così ogni alternativa.
Sarà per questo che mi pare di assistere a una celebrazione istituzionale, di quelle che coinvolgono l'intera cittadinanza, compresi gli uccelli. I quotidiani del giorno dopo raccontano ammirati o impauriti della folla strabocchevole raccolta in piazza 8 agosto e lungo tutta via Indipendenza, dal Nettuno alla stazione, per non parlare della grande parata che sfila per 3 ore da Porta San Donato a Piazza dei Martiri, su per via Marconi, fino a Piazza Malpighi. Ci sono i cartelli con i nomi delle regioni italiane, come se l'unità che si festeggia fosse quella nazionale. Icone da agenzia turistica mettono insieme prodotti tipici, maschere tradizionali e monumenti di spicco. Nulla di politico, zero ideologia e 100% bel paese. Nel fiammeggiare di bandiere intravedo più volte quella stelle strisce degli Stati Uniti d'America, e va bene che non siamo ai tempi del Vietnam, ma in Corea gli Yankees sparano contro le armate rosse di URSS e Cina, mentre qui vengono accolti con grande diplomazia. Da Palmiro Togliatti mi aspetterei almeno un saluto a pugno chiuso, e invece no. Prima di lanciarsi in 2 ore di comizio, il migliore si mostra ai compagni sventolando la manina, con il linguaggio del corpo di un papa in Vaticano. Sarà per questo che a Roma, in quegli anni, di una ragazza disinibita si era soliti dire che l'aveva data a tutti, tranne che al papa e a Togliatti? E a proposito di ragazze, sul palco delle autorità non riesco a distinguere nemmeno una sagoma femminile, mentre la partecipazione alla parata dell'Unione Donne Italiane si fa notare giusto per il modellino in scala della mole antonelliana, sospinto dalle compagne torinesi in mezzo a ginnaste e contadinelle in costumi tradizionali. Altre donne stanno in cucina a far la sfoglia. Oppure si mettono in mostra per diventare stelline e vincere il concorso di bellezza che si faceva in tutte le feste, con le foto delle vincitrici pubblicate sui giornali delle diverse federazioni e spesso anche sull'Unità, a pochi fogli di distanza dalla pagina della donna. Un paese intelligente in un paese idiota, un paese colto in un paese ignorante, un paese umanistico in un paese consumistico. Se tanta differenza c'era davvero, e io sono convinto che almeno un po' ce ne fosse, allora queste immagini non le rendono giustizia. E alla fine mi domando se non lo facciano di proposito. Sì, mi dico. Il nostro cineamatore comunista rimuginava proprio questo mentre sceglieva le sue inquadrature. Ecco qua, prefetto De Simone. Era di questo che avevi paura? Di questa folla composta, delle donne in cucina, dei sorrisi da miss, della pace e della libertà? Accettateci. Perché tutta questa paura? Noi siamo diversi, ma siamo uguali agli altri, griderà 38 anni dopo Michele Apicella, funzionario del PC dalla memoria appannata, in margine a una partita di pallanuoto. Diversi ma uguali, un ossimoro che i compagni, mi par di capire, si trascinano dietro fin dalle prime feste. O magari sono io che me lo porto in testa, fin da quella prima volta, alla festa dell'Unità di Parco Nord, sul finire dell'estate del 1990. Dei 5 di formato ridotto, e così per concludere poi lascerai spazio alle domande se ci sono. Volevo dire che all'inizio appunto ho raccontato in maniera in realtà forse
troppo breve, come la genesi, appunto la nascita dell'archivio Movies. Volevo solo dire che l'archivio è nato nelle nostre case. Abbiamo cominciato a raccogliere i film dei nostri nonni, dei nostri genitori, dei nostri amici, fino poi a nel 2005 a avviare una collaborazione con l'Istituto Storico Parri, che ci ha ospitato nella propria sede e con il quale abbiamo stipulato una convenzione ventennale. E nel 2011, dopo circa 10 anni di attività, direi pionieristica, abbiamo ottenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali il riconoscimento di archivio di notevole interesse storico, e adesso il patrimonio dell'archivio è tutelato appunto dal Ministero, e continuiamo ancora oggi a raccogliere migliaia di filmati ogni anno. Le case degli italiani sono stracolme di film, non solo le case, le cantine, le soffitte, e noi riusciamo a gestire l'attività ordinaria acquisendo non più di 2500 film all'anno, anche perché appunto oltre all'attività ordinaria poi svolgiamo una quantità di progetti per riuscire comunque a far sopravvivere l'archivio, che non ci permettono ovviamente di seguire sistematicamente l'attività ordinaria, come progetti di questo tipo, appunto di produzioni che valorizzano appunto i filmati che conserviamo in modi molto diversi. Vi ringrazio per l'attenzione, però mi piacerebbe appunto se qualcuno di voi avesse insomma qualche curiosità, perché sicuramente ho tralasciato molti aspetti, perché è difficile poi riassumere insomma in poche parole l'attività di un decennio. Dunque, il ghiaccio. Ciao, niente, vabbè, innanzitutto vabbè, complimenti, perché noi vi seguiamo da lontano, però sappiamo che fate tanto lavoro e qui è stato dato un'ampia prova. No, io volevo sapere, in questi giorni ci siamo chiesti appunto come in materia di archivi digitali ci possa essere una questione di sostenibilità, visto che è l'ultimo argomento che hai toccato. Volevo chiederti appunto questi progetti come sono finanziati, andate a caccia voi continuamente, insomma vi si richiede di partecipare ad altri progetti, insomma. Sì. Allora, per quanto riguarda appunto la sostenibilità in generale dell'archivio, allora noi come per l'attività ordinaria non abbiamo nessun sostegno, e diciamo che l'attività dell'archivio viene sostenuta attraverso tutti i vari progetti appunto nei quali siamo impegnati, sia i progetti territoriali di raccolta di film di famiglia, che appunto svolgiamo con il supporto di enti locali, comuni, province, regioni, sia poi con le produzioni appunto cinematografiche a partire appunto dai materiali che conserviamo, come ad esempio l'ultimo che abbiamo visto, Formato Ridotto, che è stato un progetto che noi abbiamo proposto alla Regione Emilia-Romagna e che è stato appunto possibile realizzare grazie a un finanziamento della Regione. Per il progetto di cui ho parlato prima e ho mostrato il portale Una città per gli archivi, il finanziamento è arrivato da parte delle due fondazioni bancarie bolognesi, e poi abbiamo cominciato anche a chiedere alle famiglie un contributo economico per le lavorazioni tecniche di restauro conservativo e digitalizzazione, perché continuiamo a svolgerle gratuitamente, ossia appunto l'accordo è le persone donano le pellicole all'archivio e noi ci facciamo carico appunto di tutto il lavoro di salvaguardia, però con tempi piuttosto lunghi. Quindi per accelerare le lavorazioni chiediamo un contributo, insomma una donazione da parte delle famiglie, che sono insomma la maggior parte delle persone accettano appunto di contribuire libera, sì. E sono le varie
i vari canali, diciamo, di finanziamento che vanno anche in qualche modo a supportare l'attività ordinaria che invece purtroppo continua a non essere sostenuta. Anche ad esempio il Ministero per i beni e le attività culturali, che dal 2011 appunto ha così tutela l'archivio, ci supporta economicamente però per un progetto specifico, quello di inserire una parte del nostro lavoro all'interno di un portale che si chiama il Portale degli Antenati, in cui confluiranno alcune schede fondo di una minima parte del nostro archivio, circa 100 schede fondo su 16.000, cioè su 1.500 fondi filmici presenti nel nostro archivio. Da quando sarà? Adesso proprio vi parlavo prima di questo fondo filmico girato da un giornalista siciliano che ha documentato anche la partenza di Italo Balbo dall'Orbetello. Questo sarà uno appunto dei fondi filmici che farà parte di questo, che sarà poi accessibile all'interno di questo portale. C'è da dire che appunto il progetto prevede la compilazione di 100 schede fondo su 100 fondi filmici diversi, più la in tre anni, più la realizzazione di due video presentazioni di approfondimento su 10 fondi filmici in tre anni, tra cui appunto tra i quali questo di cui vi parlavo prima, che sarà poi accessibile attraverso un software che si chiama Klimt, che crea appunto un percorso di navigazione all'interno del fondo filmico per permettere non solo la visione dei film, ma anche la storia e i riferimenti storici rispetto appunto alle informazioni di contesto sui filmati. E adesso non è stato ancora implementato, ma sarà implementato a breve all'interno di questo portale e quindi poi accessibile. Invece per quanto riguarda l'aspetto delle produzioni che vi richiedono il materiale, come funziona? Cioè il catalogo è online, vero? Il nostro catalogo generale no, non è online, è online appunto una parte delle schede. Dei fondi filmici legati al territorio bolognese, che sono appunto all'interno del portale Una città per gli archivi e sono accessibili, sono circa 1.000 film di 55 famiglie diverse e sono film ovviamente non solo girati a Bologna ma insomma, in tutta Italia e in tutto il mondo. Scusa, la domanda è... No, come funziona appunto una produzione di contatto per avere del materiale? Sì, tra l'altro tutta questa parte è gestita appunto da questa casa di produzione Kinè, che appunto gestisce l'utilizzo dei filmati che noi conserviamo per un utilizzo appunto altro all'interno appunto, di altre produzioni per le quali appunto viene chiesto un contributo per le lavorazioni tecniche e poi al minuto credo di utilizzo. Quindi dicevi che la consultazione è libera lì in sede. Sì, adesso appunto da 2 mesi è accessibile una parte del nostro patrimonio attraverso questo portale di Una città per gli archivi, però ovviamente è solo una minima parte del patrimonio dell'archivio, quindi molto spesso appunto le produzioni vengono appunto presso di noi e ovviamente vengono preparati a seconda del tema del documentario, delle selezioni e poi appunto si inizia questo percorso di collaborazione fino a che appunto il regista, l'autore, il filmmaker decide di utilizzare 30 secondi, 2 minuti, 3 minuti. Quando si supera una certa soglia spesso si entra in coproduzione per insomma, facilitare la collaborazione. Faccio magari un segnale con lui, poi sì? A qualcun altro. A me interesserebbe capire anche qual è
la vostra politica rispetto... Tu parlavi, hai parlato prima della formazione di 15 persone da tutta l'Italia, vero? E tra l'altro, appunto, ci hai fatto vedere che avete collaborato con molte città per promuovere attraverso lo Movie Day, diciamo, sensibilizzare, diciamo, il pubblico all'importanza degli archivi dei film di famiglia, ma quindi anche la donazione. E volevo capire qual è la vostra politica sul territorio nazionale, cioè questi sono contatti che sfruttate per implementare l'archivio o state pensando anche per esempio di dislocare, di fare una sorta di archivio diffuso a livello nazionale, perché poi in realtà questo laboratorio nasce anche un po' per questo. Anche perché tra l'altro appunto i film di famiglia non occupano molto spazio, ma noi cominciamo ad avere anche problemi di spazio e ad esempio nell'ultimo progetto che stiamo seguendo in collaborazione con la Regione Sardegna, l'idea era proprio quella appunto di creare, e se ne farebbe carico l'Istituto Regionale Etnografico Sardo di Nuoro, di creare appunto anche un archivio di deposito dove conservare le pellicole con un impianto di climatizzazione appunto ad hoc per la conservazione di questi filmati. Al momento appunto il funzionamento, comunque la nostra politica è questa: per quel che riguarda le acquisizioni ordinarie, i film vengono donati, noi li conserviamo e svolgiamo tutte quelle operazioni di cui ho parlato prima di salvaguardia, mentre per tutto quel che riguarda i progetti, diciamo per quel che riguarda i progetti territoriali di raccolta, generalmente non si chiede la donazione, anche perché spesso le persone, se non hanno il contatto diretto con l'archivio, fanno fatica ovviamente a fidarsi, a distaccarsi da questi oggetti che insomma hanno fatto parte del proprio vissuto per molti anni, e quindi nei progetti di raccolta territoriale non si chiede la donazione, cioè c'è la possibilità ovviamente di donarli, però la maggior parte delle persone chiede la restituzione delle pellicole, oltre appunto ad avere la copia in DVD, e si creano degli archivi digitali con in alcuni casi anche appunto il lavoro di catalogazione, come abbiamo visto ad esempio per il progetto Film di Cassetto a Rimini, che ha visto appunto anche un lavoro successivo di catalogazione. Questo, ahimè, purtroppo non avviene sempre, perché poi il lavoro di catalogazione comporta un lavoro piuttosto insomma oneroso, perché bisogna incontrare le persone, intervistarle, vedere i film assieme, quindi in molti casi è una fase che viene, diciamo, non viene svolta, o comunque solo molti anni dopo. Però appunto l'idea in questi casi è quella di raccogliere i filmati, fare un primo censimento, fare il lavoro di salvaguardia, restituire i filmati digitalizzati alle famiglie, creare un archivio digitale che poi è a disposizione degli utenti, diciamo, di quel determinato territorio, oltre ovviamente ad essere disponibili presso di noi in un hard disk, diciamo, di stoccaggio e un catalogo generale. Sì, una semplice informazione sulla digitalizzazione delle pellicole. Sì. È stata utilizzata anche la tecnica del film scan? Per il 9,5 sì, abbiamo uno scanner, mentre per i formati, c'è da dire appunto, a Bologna, nel laboratorio che abbiamo a Bologna all'interno dell'archivio, noi abbiamo dei telecinema 16 mm, 8 mm e Super 8, mentre a Gorizia, tra l'altro proprio ultimamente è stato acquistato uno scanner per tutti i formati, e per quel che riguarda appunto il patrimonio del nostro archivio vengono scansionati a Gorizia solo i film in Pathé Baby, quindi viene fatta la scansione e l'acquisizione fotogramma per fotogramma con una macchina professionale. E non c'è l'idea anche di riversare anche gli altri poi una... la qualità è già... Beh, la qualità devo dire che è molto buona anche con il telecinema che abbiamo noi nel nostro laboratorio. Certo, la scansione fotogramma per fotogramma migliora di molto
appunto la qualità del risultato, però al momento noi non ce lo possiamo permettere uno scanner. Me lo chiedevo per le immagini iniziali, quelle sì, completamente rovinate, quelle sono riuscite a passare in un proiettore? Riuscite a passare in un proiettore modificato, senza dentellatura, perché altrimenti sì, è stato, all'epoca non c'era ancora neanche a Gorizia lo scanner, però è stato adattato appunto un proiettore ad hoc per evitare appunto di compromettere quelle pellicole che già erano di loro compromesse. Grazie. Io ho due domande. La prima è tecnica ed è più che altro una curiosità. Quando vengono da voi a chiedervi le immagini per nuove produzioni, voi rifate il telecinema in HD oppure lo lasciate? Viene rifatto il telecinema generalmente sì, in alta definizione. E poi la seconda domanda era rispetto ai diritti. Di queste immagini, se voi come gestite questa parte, cioè anche nel momento in cui vengono a chiedervi per nuovi per dei film, quindi nuove produzioni, ricontattate le famiglie o avete già un liberatoria? Liberatoria, nel senso che nel momento in cui i film vengono donati all'archivio, i diritti passano appunto all'Archivio Nazionale del Film di Famiglia. In ogni caso, per alcuni tipi di lavori, ovviamente le famiglie vengono contattate se appunto i film vengono distribuiti nelle sale, come è stato il caso della Bocca del Lupo o dell'ultimo film di Alina Marazzi. Per i film che girano solamente in ambiti festivalieri facciamo un po' fatica ad avvertire appunto tutte le famiglie. In ogni caso poi insomma, con la maggior parte delle famiglie che donano i film all'archivio si instaura insomma una sorta, non un vero e proprio rapporto di amicizia, perché sarebbe impossibile intrattenere rapporti di amicizia con tutti, però ci seguono e il nostro sito è sempre molto aggiornato, quindi di fatto l'utilizzo dei loro filmati non viene perso. Chiarito sì, è chiarito, sì, nel momento della donazione appunto noi ci prendiamo la responsabilità appunto di poi riutilizzare e rielaborare questi materiali con insomma una certa attenzione, ovviamente senza ledere diciamo l'immagine della persona. Infatti non collaboriamo con tutti, ci sono state alcune richieste che per noi non erano assolutamente in linea con il nostro approccio e non è stato sì non abbiamo accettato di collaborare. Quindi siamo sempre molto attenti al tipo di utilizzo che ne viene fatto, non vengono mai date le immagini così senza appunto vagliare i progetti e l'intenzionalità appunto del regista, dell'autore. Però finora non abbiamo avuto mai nessun tipo di problema, c'è sempre un rispetto molto forte verso queste immagini e insomma nessuno si è mai appunto sentito offeso dalla rielaborazione dei suoi materiali, anzi spesso e volentieri sono molto sì. Ad esempio un caso proprio recentissimo, lo scorso weekend, lo stesso weekend del Festival del Cinema di Bellaria, in contemporanea al Cinema di Bellaria è stato riaperto un cinema che era in disuso dalla fine degli anni 60, il Cinema Teatro Apollo, che è proprio sul mare, sulla spiaggia, circondato ormai da appunto alberghi gli alberghi e gli stabilimenti balneari, che è stato anche un cantiere navale. E un gruppo di artisti provengono dalla scuola d'arte da una scuola d'arte di Francoforte ha realizzato questo progetto di riaprire questa sala per queste tre giornate e ci hanno invitato appunto diversi archivi a presentare
filmati di vario genere, e noi abbiamo preparato un programma di film girati a Bellaria, proprio su quella spiaggia, negli anni 20 e negli anni 30, da una famiglia bolognese che trascorreva le vacanze a Bellaria perché avevano una villa a 50 metri appunto dal cinema Teatro Apollo, e la famiglia l'abbiamo avvertita il giorno prima perché non avevamo avuto il tempo appunto di coinvolgerla, e ovviamente in questi casi le persone sono solo che sono contentissime che i loro materiali possano essere appunto valorizzati, riproposti e fruiti in occasioni di questo tipo, ed è stato bellissimo perché in questo cinema appunto che era un magazzino, era poi stato un magazzino, cioè cantiere navale e poi magazzino, che è stato liberato in un mese da questo gruppo di ragazzi ed è stato riaperto al pubblico, vedere queste immagini, tra l'altro girate in Pathé Baby e le abbiamo proiettate nel formato originale, che è una rarità, insomma è molto rischioso fare questo tipo di proiezione, però abbiamo deciso comunque di farlo perché le pellicole erano in buono stato, e poi abbiamo insomma dei proiettori che permettono di fare questo tipo di proiezioni. È stata un'esperienza straordinaria, e la famiglia, pur essendo stata diciamo avvisata all'ultimo momento e quindi non ha potuto partecipare perché insomma persone anziane che non si possono spostare così facilmente, erano comunque estasiati dal fatto che appunto noi proponessimo i film girati dai loro avi in pubblico. Si possono fare le copie delle pellicole fatte dagli? Copia pellicole? Beh sì, noi stiamo sperimentando, in Pathé Baby no, però stiamo sperimentando solamente in casi eccezionali, perché ovviamente è molto costoso, e forse avete visto all'inizio del video che presentava la visita guidata a Cinematic Bologna questa proiezione in pellicola, che era un po' l'introduzione alla mostra, ed era una pellicola 16 mm che mostrava dei film girati originariamente in 9,5, 16, 8 e Super 8, che noi abbiamo digitalizzato in alta definizione, e poi è stato fatto dal restauro digitale, è stata fatta una copia in pellicola 16 mm. Sì. Quindi abbiamo sperimentato in alcuni casi anche il passaggio dal 9,5, ad esempio abbiamo lavorato su un fondo di film di famiglia di una famiglia milanese, Baldassini, e abbiamo fatto una selezione di questi filmati straordinari che insomma mostrano la Milano degli anni 20 e degli anni 30, e abbiamo fatto un lavoro di digitalizzazione in alta definizione, restauro digitale, e poi di passaggio su pellicola 16 mm. C'è un laboratorio a Bologna che ha appunto la possibilità di fare rimediazione e trasposizione su pellicola a partire da un file digitale, e i risultati sono molto buoni, sì, solo che ovviamente non si può fare su tutto perché cioè, i costi sono sì, abbastanza alti. Per quanto riguarda quelle mostre, per quanto riguarda appunto la parte delle mostre, come appunto Cinematic Bologna, abbiamo visto, diciamo è sempre vostra interna la produzione, il montaggio, tutto quanto. Tutto abbiamo fatto tutto noi. E poi volevo sapere su quella mappatura se i filmati erano montati o erano... Solo messi in fila. Generalmente non interveniamo appunto col montaggio, vengono appunto messi in fila, appunto ogni monitor rappresentava un'area di Bologna e sono stati messi assieme, montati, ma nel senso di assemblati assieme diversi materiali che appunto erano stati girati in quei luoghi, ma non c'è nessun tipo di intervento di montaggio, solo messa in fila cronologica di filmati girati da cineamatori diversi in diverse epoche. E per quanto riguarda invece lo Movie Day, voi mettete a disposizione anche appunto materiale che già avete per la promozione anche appunto di questa attività, oppure
cioè, non lo so, domani voglio farlo nella mia città, contatto Home Movies, cioè l'archivio del cinema di famiglia di Bologna, e come diciamo funziona la relazione? Ma allora, noi in realtà, nel senso che possiamo dare dei consigli, oppure coorganizzare, appunto, come abbiamo fatto con Bari. Sì, e quindi mettendo a disposizione anche la strumentazione, perché appunto la particolarità poi di questa giornata è quella di mostrare i film proprio nel loro formato originale, quindi ci vogliono le attrezzature, bisogna avere poi delle competenze tecniche, perché i film non possono essere messi sul proiettore così d'amblè, tirati fuori da una casa e proiettati, perché si rischia di rovinarli, definitiva, insomma, e quindi c'è bisogno comunque di un'aggiuntatrice, di un tavolo da revisione, di strumenti, insomma, scotch perforati e proiettori comunque funzionanti che soprattutto appunto revisionati in maniera tale da non rovinare la pellicola. Quindi sì, nel senso che possiamo dare supporto tecnico, però non abbiamo la possibilità di noleggiare la strumentazione, l'attrezzatura. Se veniamo coinvolti direttamente, sì, siamo noi appunto a gestire anche tutta l'apparato, diciamo, tecnico. Mi chiedevo anche se appunto le mostre che avete fatto sono diventate anche itineranti, cioè se avete pezzi di mostra, magari immagino che possano essere riutilizzati per presentazioni, sicuramente, come abbiamo visto oggi, ma anche a livello espositivo. Sì, ad esempio il Cinematic Bologna, appunto, la parte della mappa l'abbiamo poi trasferita appunto nella nostra sede, solo quella, sì. E abbiamo acquistato, nel senso che noi avevamo noleggiato i pannelli, abbiamo coinvolto una giovane illustratrice di Caserta, bravissima, che in due giorni ha realizzato quella mappa straordinaria di Bologna, aiutandosi con delle fotografie. Ed era un peccato appunto che poi quei pannelli andassero distrutti, abbiamo deciso di acquistarli e di riproporre poi la mostra. Quindi è una permanente ormai questa. Adesso è permanente, sì. Poi tra l'altro l'idea è quella di implementare altre immagini, perché ovviamente ne sono state utilizzate solo una minima parte di immagini di Bologna, e quindi insomma in futuro cercheremo di aggiungere delle nuove immagini di quei luoghi. In realtà poi c'è stata, adesso anche dalla Sardegna sono molto interessati appunto a fare una sorta di cinematic Sardegna con tutte le immagini raccolte in tutte le province sarde, e sì, sarebbe molto bello poter appunto ripetere questa esperienza anche con, perché noi l'abbiamo fatta su Bologna perché siamo a Bologna, ma certo, in realtà conserviamo immagini girate in tutta Italia, e si potrebbe appunto insomma lavorare appunto a Cinematic Roma o Milano o Rimini e via discorrendo. Interessava capire proprio la genesi del vostro lavoro. Ha detto prima che è nato nelle vostre case praticamente, avete acquisito questi filmati dagli amici, dai parenti, delle vostre famiglie, e poi qual è stato lo step successivo, cioè come poi vi siete arrivati a costituirvi, diciamo, in un soggetto così importante sul territorio nazionale? Quali sono stati i passaggi successivi rispetto a questo nucleo iniziale di acquisizione? Ma diciamo che appunto il nostro obiettivo fin dall'inizio, pur essendo partiti dalle nostre case, anche perché 10 anni fa, 12 anni fa, il film di famiglia non era considerato assolutamente, nel senso che anche i nostri stessi amici, insomma, erano un po' così scettici su questa nostra idea. Noi insomma non ci siamo fatti, diciamo, ostacolare da tutti i vari pensieri, insomma, negativi, e abbiamo appunto inizialmente
cercato appunto, come dicevo prima, di confrontarci con altre esperienze, soprattutto appunto negli Stati Uniti e in Nord Europa, anche andando a visitare archivi che pur occupandosi di altro però avevano alcune collezioni di cinema familiare. Ci siamo appunto riferiti alle regole standard e al trattamento dei materiali audiovisivi tradizionali, però poi appunto con l'esperienza proprio di tutti i giorni di lavorare su queste immagini abbiamo appunto trovato una metodologia che potesse essere appunto adeguata per salvaguardarli questi film, sia dal punto di vista tecnico che archivistico. Mi riferivo anche all'acquisizione dei macchinari, della strumentazione per il trattamento delle pellicole una volta acquisite. E questo appunto è proprio Mirko Santi, che è un altro dei fondatori dell'archivio, che è, diciamo, lui che ha sempre fin dall'inizio, si è sempre occupato degli aspetti tecnici, è lui che ha costruito i telecinema partendo da proiettori che poi sono stati modificati, interlacciati con delle telecamere digitali attraverso degli obiettivi di carri armati della Seconda Guerra Mondiale, fino ad arrivare ad un sistema che dà dei risultati pari a quelli di una macchina professionale. Ovviamente poi di anno in anno questi telecinema sono migliorati, perché poi è con la pratica e con il lavoro quotidiano che si perfezionano appunto queste macchine. E devo dire che inizialmente noi, tra l'altro, volevamo concentrarci sull'area bolognese e poi emiliano-romagnola. Poi è capitato che nel 2004 un giornalista del Corriere della Sera ci ha sbattuti in prima pagina sul Corriere della Sera, e da lì ci siamo trasformati, cioè, nel giro di poche settimane, in Archivio Nazionale del Film di Famiglia, perché è stato un periodo abbastanza insomma pazzesco, perché avevamo all'epoca, cioè, il numero, diciamo, di telefono dell'archivio era casa mia, e il telefono squillava dalla mattina alle 8 fino alla sera a mezzanotte continuamente, da tutta Italia, persone che insomma non si capacitavano appunto del fatto che avessero la possibilità di rivedere i propri filmati. E da lì appunto ci siamo cominciati a muovere un pochino più velocemente alla ricerca di un luogo istituzionale, perché noi incontravamo le persone a casa nostra, ospitavamo, cioè già collaboravamo con l'università, ospitavamo gli stagisti in casa, e in casa di uno c'era il laboratorio tecnico, in casa dell'altro si organizzavano. Eravate un gruppo che già si conosceva, cioè non vi siete cercati, cioè ci siamo trovati già, sì, lavoravamo in Cineteca Bologna, ci siamo conosciuti, delle competenze così specifiche, voglio dire, non è semplice, quindi evidentemente era un gruppo che già era consolidato precedentemente, o comunque... Ma non eravamo un gruppo consolidato, ci siamo conosciuti comunque perché frequentavamo più o meno gli stessi ambiti, provenivamo più o meno dalle stesse esperienze, avevamo più o meno gli stessi interessi, e poi insomma... E poi il gruppo è cresciuto e insomma... E poi appunto nel 2005 abbiamo stipulato questa convenzione con l'Istituto Storico Parri, che ci ospita, dove c'è appunto un archivio climatizzato per conservare nel miglior modo possibile le pellicole, dove appunto non abbiamo spese di affitto e di ovviamente tutta la strumentazione nostra, computer, tutte le attrezzature del laboratorio sono nostre, però comunque c'è un sostegno, diciamo, poi indiretto da parte del comune, perché questo Istituto Storico Parri è all'interno di un ex convento che è di proprietà del comune, che ha messo a disposizione dell'Istituto Storico Parri, e l'Istituto Storico Parri poi ha ospitato diverse associazioni, tra cui appunto noi. Comunque deve essere stata una grandissima soddisfazione anche vedere concretizzata un'idea che appunto immagino all'inizio potesse sembrare piuttosto bizzarra, però vedere anche la rispondenza, una risposta, diciamo, positiva da parte dei
di donatori, sì, o comunque delle persone che, cioè, avevano voglia che ci fosse una realtà come la vostra che potesse, insomma, assorbire questa loro esigenza. Penso sì. Che... sì, sì, no, è stato, insomma, in effetti all'inizio, per quanto, diciamo, l'obiettivo fosse più o meno questo, sì, non pensavamo poi che così, poi così rapidamente anche, però in effetti abbiamo colmato evidentemente un vuoto. Sì. Grazie. Poi ovviamente all'inizio tutti noi svolgevano delle altre attività perché l'archivio è nato su base volontaria. Ancora adesso appunto molte attività sono svolte su base volontaria perché altrimenti non riusciremo a fare tutto quello che svolgiamo, però c'è un entusiasmo, un interesse, c'è una forte dose di passione, perché queste cose ovviamente se non c'è la passione si possono avere tutte le competenze possibili, ma non si riescono a sostenere. Sì, anche dei ritmi immagino abbastanza intensi. Sì, 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 sì. La formazione è proseguita, cioè anche rispetto, oltre a questi progetti con l'università? Sì, al momento siamo un po' fermi con la formazione, però c'è l'idea, adesso stiamo pensando con la soprintendenza archivistica per l'Emilia Romagna di organizzare un corso appunto di formazione o nell'autunno o inverno prossimo, perché ci piacerebbe ripetere l'esperienza che abbiamo fatto nel 2008, che è stata veramente straordinaria, perché ad esempio specialmente con il primo corso di formazione Archivi Nascosti, attraverso il quale poi durante il quale abbiamo lavorato sul fondo filmico Togni, c'è stata, insomma, è stata un'esperienza veramente bella, perché per 9 weekend consecutivi 15 ragazzi da tutta Italia sono venuti a Bologna e per appunto lavorare assieme alla valorizzazione di questo archivio, e insomma ed è stato un percorso anche per noi molto formativo e stimolante, e poi abbiamo proseguito. Sicuramente per questo tipo di progetti di formazione c'è necessario comunque un sostegno economico. All'epoca appunto è stata la regione Emilia Romagna a supportare, nonostante poi i corsi fossero a pagamento, sono esperienze bellissime, poi perché appunto poi percorrono diverse direzioni, perché poi ci si confronta anche con queste nuove generazioni che hanno insomma i loro percorsi, i loro sguardi, ampliano sempre di più le vedute, sì, no? Sì. Anche perché veramente si può andare all'infinito, abbiamo visto. No, nella declinazione anche della riproposizione del materiale. E invece solo ad un archivio avete lavorato con i ragazzi del DAMS, quello che ci hai fatto vedere? Oh, sì, solo con Calanchi. L'anno prima, no, in realtà abbiamo lavorato, adesso mi sfugge, il Fondo Calanchi è stato nell'ultimo laboratorio di 2 anni fa, perché poi, no, dell'anno scorso, perché quest'anno purtroppo il DAMS non aveva più finanziamenti, quindi non siamo stati più coinvolti per organizzare un laboratorio. Primo anno, sinceramente adesso mi sfugge, abbiamo lavorato su altri fondi filmici. Comunque. Perché era interessantissimo, poi al di là del lavoro sul cinematore, era interessante quello sui luoghi, no? Sì. Soprattutto, quindi quello dovrebbe estendersi veramente a tutti voi. I fondi che avete avuto. No, tra l'altro poi molti ragazzi e molte ragazze che svolgono dei periodi di stage presso di noi poi decidono appunto di fare delle tesi di laurea su alcuni fondi in particolare. Ad esempio adesso continuamente da poco si è laureata una ragazza del Casertano, adesso non mi ricordo quale città, su un fondo filmico che noi abbiamo recuperato alcuni anni fa in provincia di Napoli,
tra l'altro ce l'ho anche qua il video, il fondo è Salvatore Cilento a Seiano di Vico Equense. Lei appunto ha lavorato al recupero delle testimonianze degli eredi di questi filmati girati negli anni 30 a Seiano di Vico Equense, a pochi chilometri da Sorrento, e che mostrano appunto la vita di questo in archivistica. No, questa no, in realtà questa in archivistica era un'altra tesi di laurea. Questa è una tesi di laurea di una scuola di specializzazione in storia dell'arte. Ah, sì, perché poi comunque veramente potrebbero accedere, insomma, cioè si potrebbe attingere per qualsiasi tipo, no? Sì. No, ma ci sono appunto tesi di laurea del Dipartimento di Storia, del DAMS. Della scuola di specializzazione in archivistica, come c'è la scuola di specializzazione in storia dell'arte, sono appunto. Pensavo prima studenti. Anche vedevamo le immagini di quel fondo sulla tangenziale, no? Cioè, ah, quello è straordinario. Quello è un valenze di tutti i tipi. Cioè, quello è un film, tra l'altro, incredibile, perché anche un urbanista potrebbe aver girato per una tesi di laurea. Esatto, quindi quel film lì è stato presentato in sede di discussione, faceva parte della tesi di laurea di quel signore che all'epoca era fidanzato con quella che poi è diventata sua moglie. Entrambi erano di Bologna, studiavano a Firenze e si sono conosciuti durante appunto i viaggi in treno, e poi hanno girato, cioè il film l'ha girato lui, però lei ha collaborato, la tesi di laurea tra l'altro era in comune, cioè l'avevano fatta insieme, e sì, è un documento straordinario. La tangenziale era stata inaugurata da poco, nell'anno prima. Abbiamo infatti dei film di famiglia che documentano poi la costruzione della tangenziale nel 68, e poi loro nel 69 girano questo film a corredo, insomma neanche a corredo, era parte integrante della loro tesi di laurea. L'indagine era appunto anche visiva, no? Perché loro dovevano testimoniare insomma della resistenza di un certo paesaggio oppure E poi appunto confrontato poi adesso che è cambiato completamente la visuale dalla tangenziale. No, ma infatti sì. No, ma sono girati molto bene tutti questi filmati. È raro trovare dei filmati girati male. Una curiosità, vi manca all'appello qualche regione a livello di esperienza filmica? Beh sì, ad esempio la Calabria, adesso mi viene in mente la Calabria, ecco, nessuno ci ha mai contattati. Dove? Basilicata? Neanche. Sì, come dicevo prima appunto, ho lavorato nelle Marche, in Emilia Romagna, in Lombardia, in Veneto, in Sardegna, in Puglia. In Molise solo indirettamente, perché appunto abbiamo raccolto a Filadelfia questo fondo di film di famiglia, di questa famiglia di migranti, sì. Beh, le relazioni sì, si possono stabilire attraverso la ricerca sul catalogo, però sicuramente se ci sono appunto sì, nel senso che se ci sono, adesso non mi vengono in mente degli esempi così nell'immediato, però ovviamente se ci sono delle relazioni tra, ad esempio, i film, il fondo filmico del padre e del figlio, che sono comunque distinte, però ci sono delle relazioni, ovviamente vengono indicate poi nella scheda del fondo.
Sì, perché col fatto che noi facciamo questo tipo di catalogazione molto analitica, mm-hmm. anche poi, insomma, con le parole chiave suddivise per nomi di persone, nomi di luoghi e parole chiave generiche sui temi dei film, sì, si possono ovviamente stabilire delle relazioni tematiche o di luogo. Sì. Voi non avete cominciato, no, è arrivato dopo. Sì. Noi abbiamo iniziato con un database access, però diciamo che l'impostazione che poi dopo adesso ci ritroviamo in XDAMS nasce appunto da quel lavoro. Il tracciato di XDAMS dell'audiovisivo non era strutturato come il nostro catalogo e abbiamo chiesto di implementare appunto alcune aree per fare per quindi permettere il fatto questo che sia intreccio. Open source in qualche modo via, cioè facilitato questa implementazione per intrecciare appunto queste due filosofie proprio di archiviazione e catalogazione. Quindi non c'erano degli standard comuni a monte che li avete dovuti creare, sì, insomma. Sì. Faccio una domanda per rompere un ghiaccio. Perché archivio appunto nazionale del cinema di famiglia, mi ricollego anche alla penultima domanda, no? Cioè, è ovvio che lo sguardo di chi è sulla regione può essere più approfondito, se ne è parlato anche nei giorni scorsi, non nella catalogazione. E io so che era un'ambizione anche vostra quella di creare, no, dei gruppi regionali, cioè e volevo capire a che punto è questo progetto. Tu sai bene che in Puglia loro stessi sono testimonianza di questa ambizione. Beh, adesso ad esempio abbiamo creato a Reggio Emilia un'associazione appunto che si occupa proprio di gestire tutte le acquisizioni dell'area reggiana. In altre parti d'Italia in realtà no, perché non c'è stato modo, appunto abbiamo una sede distaccata a Milano in collaborazione con la Mediateca Santa Teresa, dove di fatto c'è uno spazio in cui si acquisiscono i film e anche uno spazio di consultazione per i materiali che sono stati digitalizzati e catalogati, però sì, non siamo andati poi avanti in questa direzione, anche perché bisogna trovare dei partner interessati che possano poi appunto lavorare nei vari luoghi, perché noi non riusciamo ovviamente da Bologna a gestire tutto. Prima di passare a Elena, ecco appunto, queste partnership con le mediateche, questo interessa proprio a noi come mediateca regionale. Che modello hanno, cioè in che modo l'avete instaurati? Ma cioè, solo a Milano è stato. Ma siete voi che andate a fare poi il lavoro lì, oppure c'è un gruppo? Beh, che c'è un gruppo di lavoro a Milano, sì, assolutamente. Sì, c'è un gruppo di lavoro a Milano che ha trovato dei finanziamenti attraverso la Cariplo e è stata fatta una convenzione con la Mediateca Santa Teresa che appunto ha ospitato appunto ha messo a disposizione uno spazio. Sì, c'è un collettivo che lavora. Sì. L'archiviazione può avere voi. Allora, il lavoro di restauro conservativo e digitalizzazione viene poi svolto a Bologna e poi i materiali digitalizzati e catalogati sono accessibili da postazioni presso la Mediateca Santa Teresa, oltre che da noi. Io mi volevo proprio rilasciare a questo discorso qua, uh-huh. Nel senso che io vengo dal Friuli, io sono della Mediateca di Pordenone, uh-huh. e noi abbiamo iniziato, forse 2 anni fa oramai, uh-huh. un lavoro di raccolta di filmini familiari, uh-huh. in Super 8, li abbiamo anche digitalizzati con un telecinema, come voi, e li abbiamo attualmente raccolti in DVD.
io ce li ho ancora lì, nel senso che non li ho ancora, li ho inventariati ma non li ho catalogati nel dettaglio, però ascoltando tutto quello che tu mi dicevi mi stava un po' balenando nella mente l'idea che in realtà secondo me le mediateche possono essere davvero un punto di incontro tra voi come, come istituzione nazionale e il territorio. Perché noi abbiamo, siamo in grado, come mediateche penso, almeno parlo insomma per quella che è la nostra realtà, di avere dei contatti veramente nel territorio che va da famiglie piuttosto che istituzioni scolastiche che possono recuperare, portare tutto questo materiale. E abbiamo magari anche il modo di tenere, poi di conservare una copia, magari solo la copia digitale, e di poterne poi dare un resoconto anche di quella che è una memoria storica, come si diceva, cioè di riuscire a vedere l'evoluzione anche del territorio, del panorama negli anni attraverso la memoria privata, attraverso questi filmini. E quindi mi piacerebbe veramente riuscire a pensare di instaurare insomma un rapporto di questo tipo, anche perché nella nostra fattispecie, che è quella appunto del Friuli, oltre alla, ma siete al in laboratorio, contatto con Gorizia? Sì, 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 noi di fatto ti volevo dire, abbiamo quattro mediateche in tutta la nostra regione, suddivise appunto in base alle province. Anche a Gorizia c'è una mediateca che ha iniziato questo lavoro. Sì, sì, che però, poi tra l'altro è proprio collegata con l'università, è nello stesso spazio, perché appunto uno di noi lavora poi una settimana a Gorizia, una settimana a Bologna, Mirko Santi, che appunto si occupa poi appunto di coordinare il gruppo di lavoro sui formati substandard. E quindi ti dico, mi piacerebbe poi magari insomma se riusciamo ad approfondire questa cosa, perché no, ma anche che perché sarebbe... credo che le mediateche siano il luogo privilegiato, perché appunto come dicevo prima le famiglie prima di distaccarsi comunque da queste memorie filmiche hanno bisogno comunque di creare un rapporto di fiducia e di essere rassicurati su appunto che tipo di trattamento poi verrà fatto sulle pellicole e che tipo di lavoro che tipo di percorso poi di valorizzazione, e quindi avere appunto un luogo privilegiato come le mediateche dove appunto poter stabilire un rapporto, appunto una relazione, è molto importante, perché ecco, per quanto riguarda ad esempio il nostro lavoro durante i progetti di raccolta territoriale, appunto notiamo che c'è questa difficoltà, si mettono a disposizione i materiali per il progetto, poi le pellicole devono assolutamente essere restituite, però poi in un secondo momento, quando ci conoscono, perché noi spesso poi partecipiamo alle giornate in cui vengono restituiti i film, quindi si crea insomma un minimo di relazione, capiscono il tipo di lavoro che viene fatto, e allora poi decidono in un secondo momento di donare le pellicole all'archivio. Però generalmente durante i progetti di raccolta la maggior parte delle persone decide che le pellicole vogliono che siano restituite oltre alla copia digitale. Sì, quindi insomma ribadisco che in effetti le mediateche possono essere veramente il luogo privilegiato per avviare questo tipo di progetti di raccolta. E soprattutto appunto il lavoro di catalogazione può essere svolto al meglio solo da persone che vivono quei luoghi, perché riescono sicuramente a descrivere meglio quei filmati, quel tipo di contesto storico e familiare. Insomma, io penso che questi momenti, in realtà sembra ridicolo, però davvero questi momenti alle volte servono proprio anche per questo, per rendersi conto come siamo, no, in realtà una rete. È importante, anche se magari vicino hai una cosa del genere, non arrivi a comunicare, ci servono questi momenti di incontro per fare un po' il punto della situazione e capire che effettivamente la distanza può essere colmata con un'idea comune come questa, è una rete. Esatto. Internet,
open data, insomma, veramente assurdo, non aspettare assolutamente di entrare in rete, di costituire, cioè di andare veramente nelle maglie dei territori. Sì, questo vizio brutto di non parlare con il microfono della vita. No, ripeto. No, appunto dicevo che ieri uno degli interventi da quella parte molto interessante è stato proprio sulle prospettive che offrono i link da open data. Comunque, insomma, in generale le piattaforme internet, abbiamo visto Xdump stesso come appunto si sviluppa sia appunto un software, una piattaforma open source, per cui essendo open source è anche questo contesto, no, che crea appunto le migliorie o piuttosto attraverso nuovi bisogni che si generano. Non è un caso che questo sia un laboratorio dal basso, insomma. E Bari diventa metà strada fra Bologna e Pordenone, bellissimo. Ma non è detto che anche Bari diventi, no? Sì, sì. No, vabbè. Io sono di Brindisi, quindi vorrei fare. Ma tra l'altro mi viene in mente che, cioè, da qui si può partire per costruire una piccola mediateca anche a Brindisi, che possa essere riferimento, siccome c'è poco, però non lo so, potrebbe diventare una mediateca del Salento, per esempio, visto che questa parola piace tanto. Sì. Non sono secessionista, lo sai, per opportunismo. No, poi tra l'altro penso, ieri si diceva, Brindisi può essere veramente un ponte fra, non so chi diceva ieri che leccesi e baresi non si possono incontrare. Mi offro come No, non l'ho detto, è stato detto ieri, io mi offro come pacificatore, come ponte per un possibile incontro culturale attraverso i filmini di famiglia. Aggiungo, ma penso che lo sappiamo tutti, cioè che noi stiamo mettendo uno spazio a disposizione per le acquisizioni e cioè c'è tutta la volontà di andare in fondo. Quindi di completare questo, abbiamo già beta i formati, diciamo, elettronici più antichi, che sono anche il patrimonio della mediateca, Umatic, bassa banda, alta banda e Betacam. Aggiungeremo presto un VHS multistandard e con oggetti smarriti si ha intenzione di fare un protocollo per l'acquisizione, quindi mettendo in comune le attrezzature che intanto loro avevano iniziato ad acquistare. E quindi poi l'invito a 14 FPS di diventare, no, di avere questo spazio e essere qui a pronti a catalogare, ad accrescere queste informazioni. Invece io a Carianne volevo fare un'altra domanda che mi ha ricordato adesso Angelo. Se non mi sbaglio, qualche tempo fa Letizia Cortini mi aveva linkato un articolo in cui si diceva che state diciamo, mettendo attenzione anche alla parte video che fino ad ora avevate tralasciato nelle acquisizioni. Uh-huh. È vero? Sì, nel senso che ci stiamo attrezzando perché sempre più spesso comunque ci viene richiesto appunto, ci viene richiesto questo servizio di digitalizzazione di VHS piuttosto che Umatic, piuttosto che altri formati video analogici, e quindi stiamo cominciando ad attrezzarci appunto per poter lavorare anche questi materiali. Ad esempio adesso stiamo lavorando su diversi fronti, cioè in realtà poi stiamo cominciando a lavorare anche sulle lastre, il restauro e la digitalizzazione di lastre fotografiche per aziende private che hanno degli archivi sterminati, appunto che raccontano la storia di queste industrie, di queste fabbriche. Però per quanto riguarda invece i video, stiamo lavorando al recupero dell'archivio video di Gianni Toti. A Roma c'è la Casa Totiana, che è appunto questo spazio
quella che insomma è stata, diciamo, la casa di Gianni Todi, che è stato insomma videomaker, intellettuale, giornalista, e inizialmente avevamo recuperato i suoi filmati girati a passo ridotto, e per poi adesso invece intervenire su tutta la collezione video, che è composta da diversi formati, e quindi ci stiamo acquistando le attrezzature tecniche per poter lavorare, sì, anche sui video. In genere si riescono a trovare le attrezzature tecniche, diciamo, abbastanza vecchie per poter leggere un po' la maggior parte dei formati, chiaramente in, sì, pellicola. Si riescono a trovare, però bisogna ovviamente poi intervenire, perché spesso e volentieri non sono funzionanti, e si lavora anche al ripristino appunto di queste vecchie macchine che servono appunto per leggere i più svariati formati del video analogico. Sì, nuove macchine no, nel senso che sono sempre vecchie macchine che sono appunto riadattate, aggiustate per fungere poi appunto da lettori collegati comunque poi a dei dispositivi che permettono la digitalizzazione di tutti questi materiali. Quindi in linea di massima dai formati più arcaici si può arrivare ai formati digitali? Sì. No, mi chiedevo perché insomma chiaramente se si pensa di aprire un archivio eccetera, bisogna anche pensare di attrezzarsi, sì, da questo punto di vista. Sì, al momento con le attrezzature e anche col personale tecnico che sappia, okay, utilizzarlo, manovrarlo, modificarlo, perché molto spesso bisogna fare insomma adattamenti. Sì, e comunque per quanto riguarda tutta la parte video, al momento non stiamo pensando poi di acquisirli i materiali. Effettuiamo le lavorazioni tecniche, ma poi i materiali vengono ricollocati appunto nei luoghi di origine, perché materialmente non abbiamo lo spazio per cominciare anche a raccogliere appunto tutto ciò che non è pellicola, anche perché le richieste sono molte e non abbiamo né lo spazio ma neanche le forze per poter gestire anche un archivio video. Degli osservatori, delle persone che vogliono fare una sorta di stage o qualcosa del genere? Sì. O avete abbastanza? No, nel senso che accogliamo insomma diversi studenti generalmente nel corso dell'anno, alcuni dei quali appunto sono più interessati agli aspetti tecnici di restauro conservativo, e quindi cioè, c'è una persona in realtà che appunto svolge questo lavoro in maniera professionale, che è affiancata appunto da studenti che si avvicinano appunto. Gli studenti, non insomma sì, solo per gli studenti. Sì, no, in realtà se anche qualcun altro che non sia uno studente fosse interessato, insomma, prendiamo in considerazione. Grazie per l'attenzione e soprattutto grazie per le domande e per questa discussione finale.
Eh.